E rieccoci Adriano Santucci. Buonasera, c'è della musica. Buonasera. C'è della musica. Ciao c'è a della tutti. Musica. Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo episodio del Quasi Quiz sul nostro fantastico canale Twitch qui su Telegram. Ciao Giovanni Santonocito. Ciao Adriano Santucci. Come va? Come va sta domenica? Bene, bene. No, ho fatto l'albero. Ho fatto l'albero, visto che a noi di solito, cioè, ci piace lavorare sempre, certo. Come tu ben sai, lavoreremo anche l'otto quest'anno. Esatto. L'ho fatto oggi, ho anticipato di un paio di giorni quello che di solito dovrebbe essere. Certo, che tu quindi... che anticipi le vabbè, cose natalizie. Di 2 giorni e per necessità. Ti faccio vedere la mia decorazione natalizia. È finita lì. È tutta là, è pazzesca, è incredibile. No, io non è bellissima la mia decorazione natalizia. Fine. È questo un è. Vaso con delle luci. Beh, bello. Esatto. Bello, dai. L'unica cosa. Capito? L'unica cosa anche che farò in questi giorni è metterò un'altra cosa di lucine, perché queste sono poche. Basta, fine. Mi sembra un ottimo piano. Io non posso farvelo vedere perché non ce l'ho qua, ma ce l'ho al piano di sopra, quindi vabbè, è andata così. Intanto salutiamo Giuccia, che dice la mia prima live con voi, sono emozionata. Grazie Giuccia. E mentre noi. Si sta per completare l'hype train di livello 5, che sono sempre delle soddisfazioni, io vi ricordo che è ancora attiva la promozione, insomma la possibilità di ricevere una delle nostre magliette se vi abbonate direttamente al terzo livello, perché ci sta qualche matto che decide di fare. Sì, voglia, ce ne stanno un bel po'. E quindi noi abbiamo deciso che per la prima volta che vi abbonate al terzo livello vi regaliamo una delle nostre magliette, quindi è ancora possibile farlo, se volete farlo è uno degli altri modi per ricevere le nostre magliette. Un altro modo per riceverle è anche quello di partecipare al Quasi Quiz, cioè a questa cosa che stiamo facendo noi stasera, diventare concorrenti, vincere e a quel punto vincere la puntata e quindi vincere una delle nostre magliette. Questa sera, Giovanni, prima di ricordare che cosa succederà il 20 dicembre velocemente, sta per succedere una cosa incredibile, perché è una puntata speciale Celebrity Edition che voi che ci state seguendo avete sbloccato, perché avendoci fatto raggiungere il goal che avevamo messo, mi pare di 2000 subs entro nel mese di novembre, vi siete sbloccati questa puntata speciale dove avremo Alex Polidori e Gianandrea Muia, che stanno qui, ci guardano, ci stanno aspettando e a brevissimo facciamo entrare. Quindi Giovanni, di cosa succederà il 20 dicembre, allora. E poi lo diciamo dopo e poi facciamo entrare i concorrenti. Allora ragazzi, velocemente, che i ragazzi ci stanno aspettando, il 20 dicembre c'è il Twitchmas. Cos'è il Twitchmas? È una sorta di maratona, sono 12 ore dove noi saremo in live con tutti quanti i nostri format e a parte divertirci e impazzire per 12 ore, la vera cosa importante di questa giornata è la raccolta fondi che faremo per la Croce Rossa Italiana, esattamente come l'altra volta, sempre per la stessa associazione, perché si stanno facendo un culetto non indifferente in quest'ultimo periodo, quindi se li possiamo aiutare li aiutiamo. Vi ricordiamo che ovviamente non saranno donazioni che passeranno dalle nostre casse, ma andranno direttamente a Tiltify, che è un servizio online che si occupa appunto di charity, e sarà poi Tiltify direttamente a inviare tutto alla Croce Rossa Italiana, quindi tutte le donazioni arriveranno direttamente a chi devono arrivare. Detto questo, anche il 20 dicembre daremo dettagli mano a mano nella live, ovviamente ci saranno ospiti importanti, ci saranno personaggi importanti a cui noi teniamo molto, che ci faranno compagnia per queste 12 ore, e intanto questa sera, io riattivo i microfoni ai ragazzi, questa sera ne abbiamo due che tenevamo molto ad avere e che sia Marco Cioni che Gianni tengono ancora di più, infatti saranno in chat a lottare e tifare per loro. Attendo che tutte e due si riattivano i microfoni. Alex, eccoci. C'è, ecco Gianandrea. Ragazzi, Alex. Ciao. Polidori, Gianandrea Muia, benvenuti ragazzi. Ciao. Ciao, ciao ragazzi. Allora, come faccio state? Una breve. Bene, voi come state? Io sai che non so da dove cliccare, Da dove chiami? E invece Alex? Io da Roma. Da Roma. A Roma e Milano. Io in realtà abito un pochino fuori Roma, in campagna, quindi... Dove stai? Di preciso dove?
sono qui per permettermi la batteria, vedi, perché sei in un condominio. Perché puoi fare casino, puoi fare casino. Nerola, un paesino sta poco più. Bellissimo, okay, lo conosco. Okay. Ci sono stato a girare delle cose. Vedi, è molto conosciuto ultimamente perché c'è stato un focolaio assurdo di COVID. Ecco. Beh, no, io sono quei primati importanti, insomma. Esatto, io sono stato lì perché abbiamo girato delle cose per quanto riguardava il mostro di Nerola, questo personaggio non mi ricordo quanti anni fa che si aggirava da quelle parti. Abbiamo girato delle robine di fiction. Comunque il paesino è molto carino. Sì, 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 è molto carino, è piccolino, però sì, c'è un castello. Vabbè, molto carino. Adesso per par condicio, Gian, parlaci di Milano, un attimo, esatto, perché se no non va bene. Milano, dove ha avuto origine praticamente il tutto. Esatto, vedi, comunque storia di COVID, praticamente. Qui andiamo a parare. No, va bene. Tutto tranquillo, fa freddo. Beh, se no non era Milano, è normale. Quello mi sembra giusto. Allora, io in breve due parole le dico, ma tanto perché per chi proprio non conoscesse chi è con questi due qualsiasi che sono con noi stasera, abbiamo Gianandrea che si è praticamente addoppiato tutti i videogiochi su PlayStation con dove c'è Miles Morales, che è quindi Spider-Man di Miles Morales, mentre invece Alex Polidori è la voce di Tom Holland negli Spider-Man del Marvel Cinematic Universe, quindi due voci di Spider-Man che si scontrano questa sera. Io so che sia Gianni da Rienzo, Giovanni, no? Che Marco, sì, Cioni saranno facendo le mega fangirl questa sera. Madonna, non hai idea, guarda, cioè veramente c'è Gianni che un paio di giorni mi fa: allora mi raccomando, trattali bene, loro sono... E faccio sì, certo, mi ci mancherebbe. Però che fai, gli sputiamo? Esatto, c'è Gianni che è proprio modalità fangirl 100, capito? Proprio tremendamente, perché effettivamente hanno fatto dei lavori pazzeschi. Io fra l'altro l'altra volta con Alex ho fatto un po' una figurina di merda, perché non ho visto tutti i film di Spider-Man della Marvel, li ho rivisti e fino a oggi pomeriggio ho giocato un po' con lo Spider-Man per PS5, quello dove c'è Miles Morales, e dopo aver conosciuto Gianandrea mi faceva impressione sentì la voce nel videogioco, è una cosa abbastanza strana. Fra l'altro quel videogioco è una ficata atomica, ma quello è un altro discorso. E ragazzi, voi volete aggiungere qualcosa per dire su quello che fate? Alex, tu che altro fai poi, oltre ovviamente farai dell'altro, immagino. Beh, oltre al doppiaggio, come potete vedere dagli strumenti, mi piace la musica e ho questa passione per la musica che cerco di coltivare e di, insomma, anche abbastanza seriamente. Non so se intendevi per quanto riguarda il doppiaggio che altro ho fatto o... Sì, no, nella vita, no, in generale. Che faccio il doppiatore, ho fatto un po' di personaggi, alcuni sono lì dietro perché c'ho il mio... Nemo, amico, anche. Nemo, Coda, Fratello Orso, film di Adventure Time, e tanti altri. E i Train di The Boys, per dirne uno più ancora recente. E Spider-Man anche nel cartone animato, nell'ultimo cartone animato, quello che va adesso su Disney Plus. Okay. E pensate, vi do uno scoop subito, ecco, vai, partiamo alla grande. Nel cartone animato Ultimate Spider-Man io doppiavo, sì, Miles Morales. Ammazza, quindi è un incrocio, adesso, praticamente. E adesso nel cartone lo doppia un altro Federico Baby. E vabbè, poi nel videogioco abbiamo detto Gianandrea, quindi è tutto incrociatissimo. Gian, grazie. Tu invece? Io al di fuori del doppiaggio, dove vabbè i ruoli più noti che ho fatto sono stati appunto, a parte Miles, Bitzer, King Vikings, ho doppiato Hotshot in Transformers, Rescue Bots Academy, sto doppiando un personaggio nell'ultima serie dei Pokémon e qualche altra serie Netflix. E però al di fuori del doppiaggio sto portando avanti il mio canale YouTube da ormai da quasi 10 anni, che ho in web dubbing. Sto continuando a lavorare su Twitch portando quello che va a me e non quello che va, e poi sto seguendo un progetto di divulgazione sul gioco di ruolo chiamato Intail, dove praticamente... Ah, Intail, che conosciamo benissimo, è un canale dove Marco Cioni passa le sue giornate. Quando ci dice che sta mandando delle mail per lavoro, in realtà c'è il canale Twitch di Intail aperto dove ci siete voi che fate le vostre cose. Esatto. Ragazzi, mi dicono dal canile degli abbonati, che è la chat su Telegram che abbiamo con gli iscritti, che vi si sente piano, quindi siccome io il mio volume vostro è al massimo, vi chiedo se vi potete... intanto vi alzo i volumi qua, esatto, se vi potete alzare leggermente il volume, perché mi si lamentano che vi si sente piano e quindi...
E alla luce di queste lamentele noi provvederemo. Io ho alzato già il volume del microfono al massimo, ma... Ah, ecco perché. Ecco, perché... ecco. Ma io Eccolo. Credo che tu non abbia attivato il tuo microfono, quello delle live. Sì, no, io dovrei averlo attivato. Fammi controllare una cosa. Perché ti sento con un po' di eco. Non è tanto da microfono, sì, esatto. Vediamo se adesso va sì, meglio. C'è un po' di... Esatto, adesso va meglio, qua, adesso va qua. Meglio. Molto adesso meglio. Okay, ok, adesso si sente meglio. Alex, tu avvicinati il microfono io se puoi. Avvicino, sì. Perfetto, niente. Allora, ai nostri, ogni volta ai nostri concorrenti chiediamo sempre qual è il loro film preferito e qual è il peggior film di sempre che hanno visto. Quindi iniziamo da te, Alex. Qual è il tuo film preferito? Allora, il mio film preferito è Matrix, o Matrix, anzi, beh, forse sarebbe meglio dire. E in realtà, a differenza di quello che dicono tanti, che magari alcuni sono puri solo il primo, poi gli altri no, si perdono. A me piace tutta la trilogia. Sono d'accordo. No, è una buona trilogia. Anche è perché trilogia. C'è un, no, un inizio e una fine, non è che... Fra l'altro nel terzo dice tutto quello che ha un inizio e anche una fine. Sì, sta arrivando il quarto. A proposito del quarto, colgo l'occasione per ricordare questa notizia abbastanza importante che ha lanciato Warner Bros. Questa settimana, che farà uscire nel 2021 tutti i film che appunto sono in programmazione e devono uscire in contemporanea sia in sala che sulla piattaforma sì. HBO Max. E esatto. Tra questi, ad esempio, nell'anno ci sarà anche Matrix 4, ho letto. Quindi è una notizia abbastanza importante perché insomma vuol dire che... Sì. Insomma, lo streaming prende un'accelerata non da poco, ma purtroppo anche che il cinema prende un po' una brusca frenata. Una frenata, esatto. Si parla ovviamente di rivoluzione nel mondo del cinema, perché una cosa del genere è il primo passetto per quello che purtroppo ci si aspetta da qui a pochi anni ormai. Però speriamo di no. Non lo voglio Speriamo manco no. dire, non Beh, lo voglio manco credo, dire, mi fa paura pure dirlo. L'esperienza in sala, secondo me, non morirà definitivamente, ma no. solo si cambierà quello sì, che sarà quello. La produzione del cinema in sala. Poi non lo so, magari sono un romantico e invece poi fra 5 anni non ci sarà più il cinema, ma però non lo so. Spero di no. Non credo, personalmente non credo. No, neanche io. Credo. Bella anche perché anche a livello di soldi, cioè nel senso non penso che tu con lo streaming possa fare la stessa quantità no, di soldi. Per niente. Ma credo anche sia una questione puramente di aggregazione sociale, nel senso c'è esatto. una distinzione tra chi va al cinema e gli appassionati di certo. cinema. Quelli che vanno al cinema lo prendono molto come che andiamo a fare stasera, andiamo al bar, andiamo in discoteca, andiamo al cinema. Così è troppo un luogo di aggregazione per passare la serata. E ovviamente invece gli appassionati di cinema, se vogliono veramente sostenere la visione in sala, dovranno sbattersi parecchio come mai prima d'ora, andando a vedere e portando gli amici, tipo crowdfunding, raga andiamo. Sì, sarà un po' cambierà, cambierà tutti. Sicuramente. Invece il film che odi, Alex? Oh, il film peggiore, esatto. Alex. Ma io ho pensato il film peggiore, ne ho visto uno non molto tempo fa, l'ho visto addirittura gli ho regalato anche dei soldi. Baywatch, quello con The Rock, una cosa ho capito, però te le vai a cercare, scusa Alex, cioè. No, ci siamo andati con un mio amico perché è fan spiegato di The Rock in tutto quello che fa. Ma Baywatch nel senso come la serie, c'entra qualcosa la serie? Sì, è un film, hanno provato a, cioè in realtà non c'entra niente con la serie, era solo un pretesto per far vedere The Rock, Zac Efron che si è super pompato e qualche insomma ragazza un po' svestita. Faceva schifo. Ma faceva schifo perché non so se volutamente o no, ma anche se l'hanno fatto volutamente mi è piaciuto uguale. C'erano, a parte vabbè, una comicità che sì, due risate me le sono fatte, ma giusto perché c'era mio fratello che è un doppiatore anche lui, che ha doppiato un personaggio, Gabriele Patriarca, che mi ha fatto ridere. Ma poi c'erano degli effetti speciali, tipo delle esplosioni fatte con, non so, forse un'app del telefono, una cosa brutta, proprio brutta. E poi la trama, una cazzata proprio enorme, una cavolata enorme. Va bene, quindi segnatevelo assolutamente nella lista dei film da non avvicinare mai. Sì, te la sei un mai. Po' cercata, diciamo la verità, un pochino. Gian, invece tu, miglior film? Miglior film per me The Departed di Martin Scorsese, ovvero il remake americano di Infernal Affair. Esatto. Con DiCaprio, Nicholson, Damon, Wahlberg, cast della Madonna, film che guardo e riguardo volentieri. Veramente un filmone. E invece pazzesco. Film più brutto? Allora, lo volete amatoriale o lo volete, diciamo, di circuito? Perché ne ho due.
No, di lì tutte e due. Circuito, no, amatoriale. Sì, a sto punto 1 e 1. Scusa. Quello di circuito per me è la mummia 3, 4, la tomba dell'imperatore dragone. Una monnezza. Beh, non è che il primo scherzava, cioè, però io mi sono fermato. Beh, aspetta, il primo la mummia, parliamo quello del 99, sì, quello lì, no, 2000. Quello con Brendan Fraser. Sì, esatto. No, che gli voglio dire, io c'aveva tutti i suoi sono uscito da quella sala carino, cinematografica incazzato come poche cose al mondo. Poi vi racconterò perché. Aspetta, ma noi stiamo parlando di quello di 20 anni fa, non quello Sì, no, quello di 20 anni fa, quello con Tom Cruise è non pervenuto. Quello di 20 anni fa, quello con Brendan Fraser. Io lo apprezzai, con Imhotep. Esatto, era un ritorno al cinema di genere avventura, sì, un po' alla Indiana Jones, un po' più leggero. Io l'ho gradito, sì, molto. Però la mummia è una salvato, dai. La mummia il secondo. La mummia. Il secondo era il ritorno, si chiamava. Sì, il ritorno della mummia, che si piazzava dopo il Re Scorpione, tornando a parlare di The Rock. Certo, esatto. Ma The Rock la mummia, che purtroppo io sono andato al cinema che volevo vedere quel film, perché la mummia è una bellissima storia horror, è una storia horror, è bellissima storia d'amore, mi vedo un Indiana Jones fatto male e cazzo. No, però, a me è piaciuto. E senti, invece il peggiore, invece amatoriale a sto punto? La ragazza del nord in Calabria 2. Che cos'è? Ma che la ragazza del nord in Calabria 2. Aspetta, la ragazza del nord, ma in Calabria 2. Perché ne hanno fatti 4. C'era già stata e c'è tornata. Ne hanno fatti 4. È un film dalle mani del maestro Carmelo Ollio. È un film che adesso è impossibile riuscire a recuperare. Prima era su YouTube, di 3 ore e 40. Pure. È come Bruno Liegi, Baston Liegi. Il maestro Carmelo Ollio. Praticamente lo scopo del film era praticamente fare vedere le bellezze della Calabria a chi non c'era mai stato e permettere ai calabresi fuori dalla Calabria di ricordarsi la loro bella terra. La trama è questa ragazza come del Mucino. La trama è questa ragazza di Milano va a trovare una sua amica in provincia di Reggio Calabria, tipo e simili, si innamora talmente tanto di quella terra che decide di rimanerci. Ma raga, è un trionfo del trash, del tipo... Ovviamente prima cosa che fanno dopo che arrivano, vanno in chiesa, telecamera a mano dove si vede palesemente il treppiede e tutti guardano in camera, ma a un certo punto c'è un primo piano della Madonna e con un effetto posticcio in After Effects, tipo gli parte una specie di onda energetica dalle mani, è un qualcosa di incredibile. Vabbè Gianna, a proposito di questo, io non so se tu sai che noi su YouTube portiamo avanti da qualche mese un format che si chiama Scene Brutte, dove praticamente ci facciamo inviare dagli utenti le scene brutte secondo loro, e noi le commentiamo e le stiamo mettendo in classifica da 3-4 mesi, quindi ti pregherei a questo punto di mandare una mail slimdogsformat@gmail.com, nell'oggetto ci metti scene brutte, esatto, e ci linki questo film, se lo trovo, la scena sì, in particolare. Se lo trovo, ti prego, sì, perché a questo punto dobbiamo vederlo. È scomparso dal web, se lo ritrovo te lo mando. Grazie mille, saremmo molto felici. Va bene, quindi La ragazza del nord in Calabria 2. Sì, e poi c'è anche il 3 e il 4. Comunque Adriano, visto che tu hai parlato di scene brutte, volevo dire che questo venerdì esce il prossimo Come cazzo hanno fatto, no? Che è il format, quello con Mauro Zingarelli e Marco Cioni, dove c'è Mauro Zingarelli che insegna a Marco Cioni che tipo di lavoro noi facciamo, perché Marco sono anni che si aggira dentro quello studio, ancora a volte pare che non ha capito in realtà che lavoro facciamo noi tre, ma lui fa benissimo il suo. E in occasione del Come cazzo hanno fatto daremo dei piccoli spoiler per quanto riguarda il Twitchmas del 20 dicembre. In questo Come cazzo hanno fatto c'è uno spoilerone, c'è un notizione di quello pazzesco, di quello veramente allora, pazzesco. Fino adesso gli unici due ospiti sicuri che già sono noti sono Guglielmo Scilla in arte Wilbush e Angelo Maggi, esatto, che è già stato ospite qui da noi a Opinioni Pericolose qui su Twitch, quindi ritorno di Angelo Maggi. Poi se venerdì guardate anche il Come cazzo hanno fatto su YouTube scoprite un nuovo ospite per sempre il 20 dicembre. Ma veniamo a noi, perché per vai, chi fosse la prima volta che ci segue, perché mi dicono anche dalla regia che dovremmo essere in front page oggi. Front page. Sì. Magari ci sono delle persone che non hanno mai seguito questo format. Che cos'è il Quasi Quiz? Il Quasi Quiz è un quiz dove due concorrenti ogni volta si scontrano a suon di giochi a tematiche cinema e serie TV, e alla fine
si vince che cosa? Una delle nostre magliette. Quindi, siccome ancora i ragazzi non hanno scelto quale sarà la maglietta che vogliono vincere, Giovanni, portaci nella stanza delle magliette e raccontaci le magliette. Allora, Adriano, prima però voglio farti vedere questa. Cos'è? Questo è il nuovo post dell'Instagram di Slim Dogs, che ovviamente serve a celebrare la serata, dove ci sono Marco Cioni, dove cavolo sta? Marco Cioni e Gianni, riconoscibili perché Gianni è alto un metro e un tappo, che con le maschere di Spider-Man si sfidano, esattamente come i nostri ospiti. Allora, andiamo subito alle pagine dei giochi, dove ci sono tutte le magliette e poi i giochi. Vai. Allora, eccoci qua. Quindi, no, qua c'è una cosa che non ci deve essere. Aspetta che lo spengo. Sì, aspetta che lo trovo. Ma è spento. Perché c'è? Aspetta. Che cosa c'è? Un porno, Giovanni? No, c'è il coso dell'obiettivo delle sub che non serviva. Allora, ragazzuoli, Alex e Gian, noi abbiamo queste magliette bellissime, incredibili, che stanno spopolando. C'è anche la Milano Fashion Week vuole queste magliette, pensa un po'. Allora, ma io le dovrei vedere. Tu non le puoi vedere perché dovresti aprire la nostra live, ma è meglio se non la apri, perché sennò ti arrivi in ritardo, cosa in casino. Quindi te le descrivo io. Abbiamo la maglietta viola con su scritto "Mi dissocio", che è la maglietta, diciamo, che ha spopolato tantissimo nel mondo di Twitch. Poi abbiamo una maglietta nera con la scritta "bianca fallito", ma è scritta specchiata, cioè che se tu la vedi normalmente la leggi al contrario, ma se ti fai un selfie risulta scritto "fallito", giusto? Ti fai le storie su Instagram. Esatto. Sì. Poi abbiamo due magliette, una nera e una bianca, tutte e due con la scritta "sto in fissa", che è una roba che Matteo Bruno ripete e ripete in continuazione sempre. Quella nera ha una scritta verde, quella bianca ha una scritta nera. E dopo abbiamo le tre magliette, quella gialla, quella bianca e quella verde militare, che hanno quella frase che noi, che tutti i lavoratori dello spettacolo si sono sentiti dire più spesso nella loro vita, e cioè "non c'è budget". Potete scegliere una di queste magliette da ricevere il regalo della vostra vittoria. Oh, io non so, ragazzi, se voi non le avete mai viste e dovete scegliere a caso, secondo me è ancora più bello, quindi vi prego, scegliete a caso. Quale vi ha colpito, Alex? Ma io, allora, sono indeciso tra due, perché di una mi piace soprattutto il colore, perché mi piace particolarmente in generale, e di una mi piace la frase, però... di quella che mi piace il colore mi piace anche la frase alla fin fine. Diciamo che "non c'è budget" come scritta è proprio, mi piace troppo, perché è una cosa che tutti ci sentiamo dire ed è proprio un must. Però "mi dissocio" pure mi piace molto, e viola è uno dei miei colori preferiti, quindi sceglierei quella. "Mi dissocio" per Alex. Gianni, invece tu? Tutto lo schifo che c'è in giro. A me il giallo dona, e "non c'è budget" è veramente, è una costante. "Non c'è budget" è giallo. Esatto, è una costante. Intanto vedo in chat che ci sono Marco Cioni e sicuramente c'è anche Gianni, che cominciano già a darsi battaglia. Ragazzi, vi ricordo, esclamativo, punto esclamativo, magliette, per avere il link per acquistare le nostre magliette, se da fuori volete farlo. E basta, Adriano, abbiamo finito i convenevoli. Allora, no, l'ultima cosa prima di iniziare col primo gioco è il sistema di punteggio, perché come funziona? Ogni sera noi abbiamo i giochi che hanno più o meno hanno le regole fisse con i punti che assegnano, ma quanto vale un punto poi lo cambiamo ogni volta. Comunque mi sa che ci siamo persi il raid di Victor Laszlo. Lo sto cercando perché a furia di parlare non ho visto la notifica. Sì, c'è un raid di Victor Laszlo con 264 utenti. Grazie ragazzi, scusatemi tanto. Quindi il punto, quanto vale poi un punto, lo decidiamo ogni volta, e questa sera abbiamo fatto scegliere al nostro gruppo Telegram, dove ci si può entrare se siete abbonati al canale qui su Twitch. Entrate nel canale Telegram, non nel gruppo, perché c'è anche il gruppo, ma quello lo dico dopo. E Andrea Spagnolo ci propone di assegnare per ogni punto 1962, che è poi l'anno in cui per la prima volta è uscito Spider-Man a fumetti. Quindi questa sera un punto varrà 1962, tanto i conti li faccio sempre io, sarà un casino, mi impegnerò. Va come bene. Al solito, a volte
a volte finisce a 1 milione a 2 milioni, cose che si capisce più niente, però almeno rendiamo tutto più. Quindi 1962 è il valore di un punto. A questo punto, ragazzi, se voi siete pronti, avete il vostro foglio con la vostra penna, il vostro penarello o un blocco note aperto sul PC. Però serve un foglio per farlo vedere. Recupera Gian Andrea, che io nel frattempo ringrazio, a parte Victor, per aver fatto il raid. Speriamo che sia ancora qui, perché purtroppo me lo sono perso, stavamo chiacchierando. Ringrazio Bosch, che ha fatto una donazione di 1,13 euro. Io questi centesimi così, vabbè. Salve Giovanni, salve Adriano. Ricordate che da grandi live derivano grandi responsabilità. E siamo questa qua. È una grande verità, è una grande verità, molto a tema soprattutto. E siamo qua. Allora, mentre Gian, eccolo, prepara il suo blocchetto con il pennarello, Giovanni, portaci nella schermata del primo gioco. Quindi siamo già. Devo solo mandare la prima sigla del primo gioco, che Adriano qual è? A stelle strisce. A stelle strisce. Un disastro. Eccolo Adriano, allora dai. Noi cerchiamo sempre il buon Gianni da Rienzo, che poi si occupa di scrivere questi quiz e cerca sempre di farli fare difficoltà sulle capacità dei concorrenti. Quindi sarà una puntata tranquilla, Alex, quindi non ti preoccupare. Capacità di un bambino di 5 anni. Di 5 anni. Diciamo che su questi argomenti, poi ho avuto modo di conoscere telematicamente Gian Andrea e so che... bello, insomma, è bello informato sulle tematiche, mentre io sono un po' più, non so niente, insomma. Sono un nerd di merda. No, esatto. Volevo dire. Vediamo se il nostro Gianni è riuscito a creare qualcosa di equilibrato. Allora, come funziona questo primo gioco? Voi vedrete un filmato della durata di un minuto. Il filmato sarà, che anche chi ci segue lo vede, certo. Il filmato è diviso in strisce orizzontali, in tre strisce orizzontali. All'interno di ogni striscia c'è un film, che ovviamente voi vedrete soltanto il frame, non lo vedete tutto, ma vedete solo una striscia. Quindi sul vostro foglio scrivete dall'alto verso il basso i tre titoli che secondo voi sono quelli giusti rispetto ai film che state vedendo. Che il filmato dura un minuto, l'ho già detto. Ogni film indovinato è un punto, quindi nel nostro caso questa sera 1962 e in tutto faremo tre manche, quindi vedremo in totale tre video. Okay? I calcoli li fate voi, vero? Scusa, sì, Alex, i calcoli li fate voi. Li fa Adriano, sì. Adriano è laureato per questo. È tutto il mio problema, cioè considera sta cosa, l'ho tirata fuori io e poi me la gestisco io, quindi è tutta una cosa inventata, è tutta una cosa mia, una testa mia. Cioè, ragazzi, piccola comunicazione di servizio, lo store delle magliette è offline, ovviamente l'abbiamo scoperto adesso perché non lo sapevamo, perché non è uno store che gestiamo direttamente noi, ma c'è appunto il sito che gestisce lo store, abbiamo scoperto che è offline, stiamo cercando di capire quando ritornerà online, sicuramente domani mattina al massimo. Voi se volete le magliette ogni tanto provateci o salvate il link nei preferiti, così domani magari ci potete tornare. Adriano, quando vuoi, allora, cominciamo. Abbiamo avvisato che il video potrebbe scattare un pochino, no, perché... Stavo per dirlo, ragazzi, il sistema di streaming che utilizziamo, come tutti i sistemi di streaming negli ultimi mesi, abbiamo scoperto che quando si streama un video va a scatti. Non ho ancora capito se sia un sistema antipirateria, ma potrebbe esserlo. Quindi magari i fotogrammi vi scatteranno un pochino, però sarà possibile assolutamente riconoscere il film. Quindi, se siete, okay, pronti, siete pronti? Sì. Sì. 3, sì, signor capitano. 2, 1, via! Allora, abbiamo questi tre film. Abbassa un po' l'audio. Abbassato. Okay. Calcola che tu lo senti più forte rispetto a come esce fuori, Vabbè, allora, ragazzi, almeno uno non penso. Vedo abbastanza male, io un po' se... Almeno uno penso che... C'è Gian Andrea che sta scrivendo. No, ma ce ne sono due, secondo me, assolutamente molto facilmente riconoscibili. Ok. Assolutamente. Vediamo. E non so, voi state tenendo la chat aperta per usare come suggerimento dalla chat o non la state vedendo? No, non credo. No. Ok. Chat, quindi può? Meglio così. Alex chat nel frattempo... dice, ma che posso farlo? In chat nel frattempo qualcuno giustamente li ha indovinati. E qualcuno scrive arancia meccanica, ma non credo per niente.
Ecco, finito il minuto, Adriano. Porca, io ho visto finito tutto un po'. Sapete, scusate, hai scritto? Vai. Sapete cosa devo fare? Vedere i giochini forse dal cellulare mi si vedono meglio, può essere, perché prova uso la connessione cellulare. Esci no, da guarda, qua. Io ho una connessione della Madonna, no, ma anche io li vedevo a scatti. No, no, ah, a scatti okay. No, li vedi sicuro. No, ma vanno comunque a scatti. Sì, sì. Okay. Alex, ma sei riuscito a scrivere qualcosa? Ah, ma io devo... Non ho capito niente. Devo scrivere scrivi i titoli. 1, 2, 3. Scrivere i titoli dall'alto verso il basso. Quelli che secondo te sono i titoli. Quindi ma vediamo... io non ho capito manco uno, quindi scriverò... No, dai, non è possibile. Ah, vuoi rivedere? Aspetta, vediamo. Ti vuoi faccio... rivedere un pezzetto di filmato? Se è possibile per... Beh, diciamo, dai. Diciamo 30 secondi, dai. Stasera... 30 secondi. Bene. Stasera facciamo, dai, eccoli. Dai, il primo in alto è proprio facile e anche l'ultimo in basso è proprio facile. Quello al centro anche, però magari... Nel frattempo è arrivato un gatto, bellissimo. Sì. È Morgana. Bello. Mi piace. Si chiama Morgana perché, Gianandrea? Persona 5, che è uno dei miei titoli preferiti, è una delle mie saghe preferite in assoluto. C'è un gatto che si chiama Morgana e l'ho chiamata così questa... culona. Perché ci conosco molte persone che hanno dato come Morgana al nome dei propri animali femmina per via di Dylan Dog, che c'è un personaggio che si chiama Morgana molto famoso, o per una canzone di Litfiba. No, allora, sono legato al buon Piero, ma non così tanto. Ok. Intanto qui è andato di nuovo un minuto. Hai scritto, quindi... Alex? Hai scritto, Alex? Ma non ho capito, forse ho capito uno, ma non so qual è il... cioè, ho capito il personaggio di un film. Vabbè, ma si Alex, vede un vabbè, po'. Tu scrivi a caso. Scrivi dall'alto verso il basso. Scrivi dall'alto verso il basso. Poi ti dico una cosa, Alex. Allora, iniziamo da Gian. Gian, gira il foglio. Che cosa hai scritto? Il primo Spider-Man di Raimi. Il secondo, questo... spero, sia Batman v Superman. E il terzo è il primo Sin City. Ok. Alex, tu? Vabbè, io volevo scrivere, cioè non ero sicuro se era Batman vs Superman, quindi ho scritto solo Superman. Ok, il primo invece sopra niente? No, sotto non l'ho messo, ma sono un cretino perché c'avevo il dubbio, ma non ho detto no, ma non è. Ma anche se hai dubbi tu scrivi, che te frega. Perché poi mi ha portato fuori, vabbè, schifo. Vabbè, aspetta, allora, iniziamo da zero. Qual da era l'ultimo? Il terzo? Lui Gian ha scritto Sin City. Iniziamo dal terzo. Lo effettivamente, giuro. Bravo Gian, perché il terzo era Sin City, che era uno di quelli che Giovanni diceva non si possono indovinare. Visivamente è molto caratteristico. Io perché non l'ho visto, però avevo riconosciuto il tipo di cosa, ma non avendolo visto ho detto mo dico una cazzata enorme, quindi ma non tu ti scrivi anche le cazzate, ma che no, ti la frega? La prossima volta scriverò tutto. Sì, bravo, guarda, il bravo. Primo ti dico, da un frame pensavo fosse il secondo Sin City, poi però riguardandolo ho visto il mascellone di Bruce Willis, esatto, ho detto, no, il primo. Infatti è proprio il primo. Il primo film in alto era Spider-Man, il primo di Sam Raimi, e quindi Alex, io non so, qua ci sono tutti gli estremi per squalificarti proprio alla prima, al primo gioco. Vabbè, no, ma vabbè. Lui è un altro Spider-Man in un multiverso. Sai che dentro Spider-Man ci sono i multiversi, no? A me piace pensare che gli Spider-Man della Marvel sono in un altro universo rispetto a quelli di Raimi. Però attenzione, perché il secondo me, Giovanni, io darei invece un punto ad Alex piuttosto che Gian. Perché? Perché non è Superman v Batman, ma è Superman Returns. Esatto, quindi Quindi allora, per me ci si è avvicinato più lui scrivendo Superman. È più vicino Alex, effettivamente, perché Superman potrebbe essere... è Superman. Quindi attenzione, quindi non hai fatto zero, ma hai fatto uno 1900, su tre, mentre Gian... No. 2 su 3. Io ti do questo consiglio, Alex, se vuoi apriti la chat, perché chi ci segue poi in chat scrive come aiuto. Ma non mi sembra corretto, dai. No, vabbè, la può aprire anche Gian. Apritela tutte e due se volete. Io ve la do come suggerimento, come suggerimento. Se volete, se volete. Poi calcola che molta gente scrive sempre i film di Aldo, Giovanni e Giacomo, cioè lo scrivono a prescindere. Attento, perché qualcuno scrive pure delle cacate apposta. Esatto. No, Aldo, Giovanni e Giacomo sono ferrato, quindi anzi lo volevo mettere come film preferito, però ho voluto scegliere uno internazionale, uno di Aldo, Giovanni e Giacomo, perché sono i miei preferiti in realtà. Comunque, vedi. Allora, dopo questa prima manche, quindi stiamo a
due indovinati per Gian e uno indovinato per Alex, quindi vai Giovanni, via con il prossimo filmato. Secondo filmato. Allora, qua si vedono addirittura le facce dei protagonisti a una certa, cioè... Allora, vi do un aiuto, vi beh, do un dai. Aiuto io. Il primo in alto... In tutti i film c'è Johnny Depp, o Johnny Depp, o Johnny Dive. Ok? Quindi abbiamo ristretto il campo. E vi dico subito che quello in mezzo è una cagata pazzesca. Ma proprio di quelle stratosferiche. Ricordassi come si chiama. Ah, forse. No. Tu scrivi, nel dubbio scrivete. In chat hanno scritto Quarto Potere, Apocalypse Now e Il Padrino. Non immediatamente, credo, no. L'ultimo in basso invece è una roba di particolare, dove c'è anche, non so se dico il nome del coprotagonista, poi si sgama l'ultimo troppo. L'ultimo in basso film. Dove lui fa lo scrittore, giusto? Esatto, lui fa lo scrittore, basta, abbiamo detto pure troppo. Abbiamo detto troppo. Bello, mi è piaciuto quel film, è molto molto carino. Fra l'altro, Adriano, mentre i ragazzi scrivono, ti dico, il regista in realtà di quel film è un montatore. Eh sì, Coep. Esatto. Coep. Sì. Che non è Coep. Ed è un racconto, e come dice Nicola DC89, esattamente è un racconto di Stephen King, tratto da un racconto di Stephen King. Nel frattempo Alice mi manda i titoli, stasera ne sta indovinando qualcuno, lo sai Giovanni? Ah, Alice, guarda. Sì. Stasera dai. Qualcuno ha scritto anche, e vedi, ha indovinato i due, bravo, vedi, bravo. Qua è finito il video? Ok, allora, iniziamo da sempre da Gian. Gian, che cosa hai scritto? Il primo è Un Pirati dei Caraibi. Non mi viene da dire i primi tre. Vabbè. Sparo un 4, ma non ve lo so dire con certezza. Il secondo è Lone Ranger. Il terzo non ne ho la minima idea. Ok. Invece Alex? Io ho scritto solo Pirati dei Caraibi. Ma devo farvi vedere? Poi il secondo? Al contrario. Secondo The Lone Ranger me lo sono ricordato il titolo. E il terzo, devo dire la verità, ho copiato dalla chat, quindi non lo voglio dire. Perché non so se è vero. Che hai scritto? Ho preso un commento che mi sembrava molto deciso. Secret Window, che non so cosa sia. Ah, proprio così a casa hai preso un commento e l'hai buttato dentro. E l'hai preso giusto. Vediamo. Allora, il primo... Intanto se uno sbaglia non è che perde punti, no? No, ma infatti... Niente frega. Scrivete nel dubbio, scrivete, non si perdono punti. Allora, il primo avete indovinato che si trattava di Pirati dei Caraibi, però... un po' a culo Gian azzecca che è il 4 è perché il primo, 4. Il secondo, il terzo e il quinto li ho visti, quindi il quarto no, che era quello con Penelope Cruz, credo. Boh, sì, io guarda, io proprio ho mollato dopo il primo, anch'io ho mollato dopo il primo, quindi io sono andato per esclusione. Ok, quindi bravo, era il 4. Quindi un punto per Gian. Il secondo l'avete indovinato tutti e due, era proprio The Lone Ranger. Giovanni, non ti è piaciuto? Lone Ranger? Una porcata senza proprio... Cioè l'unica cosa che poteva salvare quel film era la presenza di Johnny Depp, che purtroppo secondo me non ci credeva tanto manco lui, perché ha fatto un mix fra il personaggio di Pirati dei Caraibi e un po' la fabbrica di cioccolato. Ha fatto un mix e è uscito fuori quella roba che non si può vedere. Cioè, mentre invece visto, il terzo bruttissimo. Alex, totalmente a caso, tu hai scelto un commento a buffo e hai indovinato. Era proprio quello. Sa interpretare la decisione del commento quando quella è stata decisa. Ma, era proprio, ragazzi, hai beccato quello. Chiama... No, ringrazio. Che però c'è una ragazza. Forse no. Ali FCE, non lo so. Ok, quindi grazie Ali FC. Potrebbe essere anche una squadra di calcio. Quindi grazie per aver fatto indovinare Alex. Quindi 2-1. Due per Gian e due per Alex. Molto carino, sei ampiamente in gioco. No, aspetta, io Pirati dei Caraibi l'ho scritto, Attenzione. Però lui ha detto proprio 4. Tu allora no, Pirati dei Caraibi. Cioè era un po' generico, quindi mi sento Giovanni, diamo un punto a Gian. Che posto, cioè, quindi, come? Gian. Diamo un punto a Gian. Diamo un punto a Gian, sì, c'è Federico 27027 che mi dice che Lone Ranger era carino. Poi siccome io ho detto che è una merda, dice vabbè ma Giovanni è un boomer, però sei un grande. A parte grazie, io sono felicissimo di essere boomer, ma in realtà Lone Ranger è uscito un sacco di tempo fa. Quindi non è un film... d'anni fa minimo proprio. Esatto, quindi 2013, non è un film recente. All'epoca, nel 2013, io quant'anni c'avevo? 33
33. È comunque una merda, cioè non varia la cosa. Comunque andiamo avanti. Uno ha scritto allora, il terzo era Shrek terzo. In quel momento hanno scelto quello. Vai. Siete pronti? Terza e sì. Ultima manche? Terza vai. Manche, vai. Allora ragazzi, qua dentro c'è uno dei miei film preferiti e lo dovete beccare per forza. Ma che culo. Perché è un capolavoro allucinante, cioè è proprio uno dei film più belli della storia del cinema. Ma qual è che dici, quale? Il primo? L'ultimo, no, l'ultimo, zio, l'ultimo in basso è un capolavoro, ma fuori da ogni regola. E vi dico pure, se seguite X Factor, che i Melancolia hanno fatto una canzone dedicata al personaggio principale di questo film. Ah, non sapevo che fosse dedicata. Vedi? Sì, se leggi il testo è abbastanza ovvio che sia. Loro non l'hanno mai dichiarato, ma basta sentire la canzone, capire il testo e capisci immediatamente che è dedicata al personaggio di questo film. E vi dico una cosa, è la prima apparizione di un'attrice molto 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 famosa che ha fatto parte anche della saga di Star Wars. No, io dico soltanto l'avete che... scritto? Sì. Io non scrivo niente perché non saprei proprio cosa scrivere, giuro. Io vi dico soltanto, e ve lo posso confermare perché ho ancora la scheda aperta, quello di mezzo lo stavo guardando prima di venire in live. Wow. Ammazza, che culo. Vedi, queste sono quelle botte di culo. No, quindi vabbè, allora ma... iniziamo. Allora. Però non ti ricordi il titolo. No, me lo ricordo benissimo. No, nel senso, ho una buona memoria da questo punto di vista, quindi anche, è stato solo il vai. Caso. Allora, io il primo non ho la minima idea, l'ho sparato completamente a caso e ho detto Alexander. Secondo è Constantine, il terzo è Leon di Luc Besson. Ok, invece Alex, tu che hai messo? Io non ho scritto nulla perché proprio niente, non sapevo dove, neanche uno. Dove attaccarmi. No. Allora, il primo che... Gian, tu hai scritto Alexander, era sì. Invece molto più recente. Perché uno, Alexander uno su Roma, qualcosa su Roma, no. Beh, tipo, era il primo re. Il primo re. Però non sapevo il titolo. Quindi non l'ho che poi niente. Dovrebbe narrare la storia di Romolo e Remo, se non sbaglio. Sì, no, ed è quello niente, da cui viene tratta poi la serie Romulus, che al momento sta su Sky. Il regista, fra l'altro, è sempre Matteo Rovere, che è un italianissimo ex produttore, adesso regista, che è anche quello che ha girato il film, quello... Sulle corse in Italia, veloce come il vento. Fra l'altro, Matteo Rovere, io pure lo conosco. Bello il film, anche molto se bello. Oltretutto, il protagonista della serie che stanno su Sky è Andrea Arcangeli. Ci ho avuto modo di lavorare per 2 anni ed è bravissimo. Gli auguro tutto il bello. Perché ci hai lavorato? Su Fuori Classe. Ho fatto anni fa, nel 2012-2013, ho fatto 2 stagioni di una serie TV che si chiamava appunto Fuori Classe con Luciana Littizzetta a Torino, dove interpretavo uno degli studenti che si chiamava Manuel Rocca. E tra i vari studenti, in realtà, il figlio della Letizzetto lo interpretava questo Andrea Arcangeli, che è molto molto bravo. E la serie pare sia molto bella. Io l'ho pre-registrata su Sky, me la sono salvata in on demand, devo vederla. Perché non so, per esempio, il film in chat dicono tutti era in proto latino, esattamente, è in proto latino. Sì. Non so se anche il la film serie... a me non ha fatto impazzire, devo dire onestamente. Non l'ho visto il film. Non ha fatto impazzire. Io l'ho visto. Va bene, allora, quindi il primo abbiamo detto che era il primo re, il secondo era proprio Constantine, che Gian sì. Stava vedendo prima di iniziare questa live, e il terzo sempre, bravo Gian, perché era Leon di Luc Besson. Quindi si conclude questo primo gioco, Giovanni, io faccio i conti come al vai. Solito, tu intanto fai dei ringraziamenti, ricorda qualcosa. Principalmente ringrazio Alex e Gianna che sono qua con noi stasera, ringrazio la gente che si sta iscrivendo, vi ricordo che il 20 dicembre c'è il Twitch, ma se Alex, se non hai visto Leon, ti consiglio caldamente guarda, ho una lista di film che piano piano sto, perché praticamente io non ho visto alcuni cult importanti aggiungi Leon, è il primo film con Natalie Portman, dove interpretava appunto questa bambina che si finisce a un certo punto per vari motivi a vivere con il personaggio interpretato da Jean Reno, che si chiama Leon ed è un killer professionista di origine italiana, e c'è una storia d'amore molto strana tra loro due. Nel film c'è anche Gary Oldman, bravissimo e incredibile, ed è uno dei primissimi film di Luc Besson, se non addirittura il primo, e ha
veramente una storia bellissima, una colonna sonora pazzesca, è un capolavoro assoluto secondo me della storia del cinema, proprio bellissimo. No, ma ne ho sentito tanto parlare, però poi non l'ho mai visto, quindi adesso segnalo. Detto, comunque l'ho aggiunto. E ringrazio Mosca Atomica in chat che ha appena regalato un abbonamento, e c'è Zizzo88SS che adesso fa parte del gruppo dei pazzi qua. Allora, ho fatto i conti. Come siamo messi? La situazione a livello di punti è questa: 5.886 per Alex contro 11.772 per Gian. Quindi c'è un po' di distacco già, diciamo, Alex, ma niente di recuperabile, perché i punti quelli importanti poi saranno in palio negli ultimi due giochi, ok? Quindi esatto. Fidati, tu tieni duro perché è ancora tutto in ballo. Allora Adriano, okay, passiamo al prossimo gioco che è 33 Trentrivia. Che no, lo cambierai mai il titolo di questo mai, gioco? Questo mai. Mai. Vabbè, sigla. E rieccice. Allora, come funziona questo gioco? Questo è il primo gioco dove la chat diventa proprio protagonista, perché io adesso vi andrò a leggere tre aneddoti di un mondo particolare, che ne so, di un film, su un regista, così, ma solamente uno di questi tre è vero, gli altri due sono o inventati oppure sono mezzi falsi o mezzi corretti del tutto, okay? Quindi nello stesso tempo in cui voi potete pensare a qual è secondo voi tra A, B e C quella giusta, la chat, cioè voi che ci state seguendo, dovete votare quale secondo voi è quello giusto. Dopodiché vediamo voi cosa avete scelto e potrete utilizzare nel caso anche quello che ha scelto la chat come tipo aiuto da casa, ok? Quindi voi potrete decidere di cambiare il vostro voto, la vostra decisione, con quella presa più votata dalla chat. Se decidete di cambiare e indovinate, non prendete un punto, che prendereste se utilizzate la vostra scelta, ma mezzo punto, metà. Quindi usare l'aiuto in questo caso vi leva mezzo punto. Ok? Ok. Bellissimo. Quindi quant'è mezzo punto? Allora, se un punto è 981. 981. Alex, so che lo volevi fregare, ma lui è sempre pronto. Sì, me l'avevo fatto il conto prima, così me lo ricordavo. Allora, Adriano. Ok, quindi Giovanni, fai apparire gli aneddoti, io leggo, voi mi ascoltate e poi decidiamo. Decidete. Vai Adriano, primo aneddoto. Allora, qui si parla proprio della mummia, esatto, quella mummia che Giovanni ha tanto bistrattato prima. La aneddoto merda. A. La sceneggiatura iniziale della mummia era completamente diversa. Tutto era molto più tenebroso e il genere della pellicola era assimilabile ad un horror. Il remake uscito qualche anno fa, infatti, si ispira a quella storia mai realizzata. Aneddoto B. Al posto di Brendan Fraser era stato scelto inizialmente Sylvester Stallone come protagonista. Lui però, a causa di un malessere, non poté partecipare alle riprese. Ma c'è scritto veramente non potete? C'è scritto non potete. Hanno veramente scritto non potete. Dai, siamo in periodo di quarantena. Forse siamo tutti in astinenza. Io ti ripeto, io copio e incollo. Sì. Certo. Aneddoto C. Tutti gli animali presenti nel film, serpenti, ragni e scorpioni, erano tutti animali veri. Spesso i membri del cast sono stati portati nell'ospedale più vicino per essere curati dai vari morsi subiti durante le riprese. Allora, via al minuto di tempo. In questo minuto, via quindi anche al sondaggio. Voi in chat decidete, votate, oltre a scegliere A, B e C dovete cliccare anche su vota, quindi eccolo qua, in cima alla chat c'è cioè il sondaggio. Voi avete un minuto di tempo, ragazzi, per decidere quale secondo voi è quello giusto. Nel frattempo noi potremmo discutere di potette, Giovanni. Beh, intanto io ringrazio XXBolt94 che ha donato un euro dicendo: ragazzi, siete fantastici, spero di incontrarvi un giorno. Ma speriamo anche noi di rincontrare un po' di persone un giorno, quindi grazie comunque per la donazione. Zio, che ti devo dire, io non lo leggo, io copio e incollo, quindi lo sto leggendo adesso per la prima volta. Che ti devo dire? Cioè,
Gianni mi ha anche avuto il coraggio di mandarmi un link in chat a sua discolpa, dove si, in realtà è una forma che si usa. Sì, guarda, sì, vabbè. È la prima, è la, l'ultima barricata di difesa, la ricerca, esatto, su Google, e sperare che qualcuno, sì, ci abbia fatto un articolo. Sperare che la Treccani abbia cacato qualcosa a riguardo, a un certo uno, qualcuno che abbia detto. Non so che dirti. L'unica cosa che faccio ogni volta che faccio, che preparo i giochi, è semplicemente controllare che nei video del primo gioco non capiti il titolo del film, come una volta Gianni purtroppo non ci ha notato, quindi a una certa è apparso Logan e quindi non è proprio il massimo. Però va io, bene, a parte allora quello, è finito il minuto, Giovanni. È finito il minuto, è finito il sondaggio, quindi puoi chiedere le risposte ai ragazzi. Allora, intanto vediamo cosa Alex e Gian, cosa avete scelto tra B e C. Ma devo scrivere sempre? È uguale, uguale. A, B o C. In questo caso è uguale. A per Gian e C per Alex. Ok, ok. Vai Giovanni, raccontaci il sondaggio. Allora, la chat si è così espressa. Il 9%, cioè in 45, hanno votato la B, quella che dice che praticamente al posto di Brendan Fraser era stato scelto inizialmente Sylvester Stallone, poi siccome stava male non ha potuto fare il film. La C, quella scelta da Alex, è stata votata dal 26% delle persone, cioè in 197, che è quella che dice che tutti gli animali utilizzati nel film, quindi serpenti, ragni e scorpioni, anche insetti e roba varia, erano tutti animali veri. E quindi è successo che ogni tanto qualcuno è stato morso e hanno dovuto portarlo in ospedale per le cure. La A è la più votata, il 64% in 308, che dicono che la sceneggiatura iniziale della mummia era diversa. In pratica era un film horror, perché la storia originale della mummia, ragazzi, degli anni 60 è horror, ed è molto simile a quello che poi è stato girato ultimamente con Tom Cruise, eccetera eccetera. L'unica cosa che voglio dire ad Alex e Gian, che negli ultime 4 puntate la chat non ne ha azzeccato una. Questo non vuol dire niente, però... Allora, la più votata è quindi la Gian, quindi per te è inutile cambiare perché hai scelto già la... No, la più votata, Alex, la B, o sbaglio? No, tu hai detto la C, hai scritto C. No, la più votata dal pubblico, non ha detto la più B, votata, no. È la A. La più votata è la A. Ho sentito male, scusa. Okay, oh, Gian, quindi... No, lui non può cambiare, tu potresti perché hai messo C, però pensaci bene, nel senso... Valuta, no, e io, poi decidi. Io non cambio perché sto fatto degli animali veri mi sembra plausibile. Che non, se ricordo l'avevi qualcosa, sentito, non, non mi, no, no, non mi sembrava di vedere, cioè, nel senso, è chiaro che non si, cioè, cercano di non fartelo capire se sono finti o no, però certo, mi hanno sempre dato l'idea di essere veri. Infatti, c'erano delle scene quando ero piccolo, avevo visto e mi facevano anche un po' paura. Per il fatto dei serpenti, io ho un po' la fobia dei serpenti. Serpenti, sono d'accordo con te. C'è un mio amico, c'aveva un pitone albino. Una mattina ci sono andato a trovarlo. Gli ho trovato sto pitone attorcigliato al collo. Ho detto: perfetto, vaffanculo, te il pitone, io me ne vado. Cioè, no, non so, vabbè, chi li ama. Frequenti però, gente strana. Comunque, no, guarda, vabbè. Alex quindi mi resta sulla sua C e Gianni mi resta sulla sua A. Quindi iniziamo da diciamo dicendo che la meno votata, cioè la B, era sicuramente sbagliata. Quindi in questo, almeno in questo senso, la chat ha avuto ragione, cioè in pochi hanno votato che una poi sbagliata. È una di quelle sbagliate in parte, perché comunque per il personaggio a Stallone ci avevano pensato, se non mi ricordo male c'era pure un DiCaprio di mezzo. Sì, infatti dopo lo diciamo. Ah, okay, dopo scusa, lo diciamo. Quindi questa era però sbagliata. Restano quindi la A, che è la più votata, e la C, che è quella di mezzo. Mm-hmm. La risposta giusta in questo caso, e conferma il trend delle ultime settimane, è la C. Quindi bravo Alex, mentre invece la chat continua a sbagliarne, ormai penso che non ne indovinino più da veramente da puntate e puntate. Era proprio la C, vediamo se c'è un approfondimento. No, non ho l'approfondimento, però a quanto pare effettivamente erano proprio animali veri e succedeva, come sì, abbiamo letto, che veniva morsa gente a caso nel cast. Perché mi ha fregato la semantica, perché dice tutti gli animali presenti nel film, e nel film c'è uno sproloquio di scarabei, certo, fatti palesemente fatti in CGI. Digitale, no, gli scarabei sono in digitale assolutamente, perché entrano dentro la pelle, entrano dentro
la pelle, eccetera. Tra l'altro hanno cercato di fare per la mummia la stessa cosa che fecero per Indiana Jones, i vari Indiana Jones, dove tutti gli insetti, gli animali erano veri. Nei video di Come Cazzo Hanno Fatto con Mauro Zingarelli, quello di Indiana Jones, ci sono anch'io. Abbiamo detto questa cosa anche in Come Live Hanno Fatto, che è la live che facciamo su Twitch il lunedì, che è un approfondimento di Come Cazzo Hanno Fatto, perché Spielberg voleva assolutamente gli animali veri e nella mummia fecero la stessa cosa. A proposito della B, dice, è vero che la prima scelta non era Fraser, avevano addirittura opzionato, cioè valutato Matthew McConaughey, Sylvester Stallone, Ben Affleck e DiCaprio. Proprio di quest'ultimo DiCaprio. Era molto interessato al ruolo, dice, ma dovette rinunciare perché è troppo impegnato con il successo ottenuto con la pellicola di Titanic. Invece Stallone rifiutò perché non apprezzò la sceneggiatura. Vedi, come te, boomer come te, Stallone. Vabbè. Va bene, quindi indovina Alex, che recupera, rosicchia un pochino di quel distacco che aveva preso Gian. E passiamo al secondo aneddoto. Secondo aneddoto, vai Adriano. Si parla ecco, di... Gian, non essere troppo nazista su... Non siamo così anche perché... fissati. Anche no, perché... te lo dico perché magari... No, te lo dico perché sennò magari ti fai dei film che non sono. Anche perché non, ti... Non è così. Ti ricordo il potette che... Sì, cioè, esatto, esattamente, dopo il potette. Vai Adriano, leggi allora, il secondo aneddoto. Parliamo di Ocean's Eleven. Bellissimo. Aneddoto bellissimo, A. Mi è piaciuto tantissimo. Soderbergh, il regista, inizialmente era molto scettico a realizzare questo film. Per lui l'heist movie era un genere troppo sopravvalutato che giocava con cliché ridondanti e scontati. Fu costretto a girarlo in seguito ad un contratto firmato con la Warner anni prima. Aneddoto B. Poiché gli attori realmente alloggiavano al Bellagio, spesso si dedicavano nel tempo libero al gioco d'azzardo. Clooney fu così fortunato da riuscire a vincere circa $500,000 nonostante non avesse mai giocato prima a blackjack. Aneddoto C. A Julia Roberts è stata inviata la sceneggiatura accompagnata da una banconota da $20 e un messaggio di George Clooney. Ho sentito che ora prendi $20 a foto. L'attore voleva prendere in giro la star di Hollywood, che proprio in quegli anni era diventata l'attrice più pagata al mondo. Via al sondaggio. Mi ricordo, voi in chat votate. Oh, dovete votare. Perché siete l'aiuto da casa. Che poi l'aiuto. Ma sapete? Vabbè, l'aiuto sbagliato, l'aiuto a sbagliare. Che poi molti pure scrivono in chat B, C, eccetera. Ragazzi, no, andate a votare. Se siete dalla televisione, guardate dalla TV. Sì, esatto. Però lo sai che ho avuto conferma che spesso tante persone magari ci vedono dalla TV, tipo o dalle app o tramite le non console, possono votare. E non possono votare e poi non prendono il telefono per votare. Però potrebbero lo stesso. Poi giustamente in chat si fanno notare che si scrive Bellagio con la G e non con la J. Sì. E vabbè ragazzi, è una serataccia per Gianni, ogni tanto ci stanno queste serate. Mo adesso mi manderà una foto di uno che è un selfie che è scritto Bellagio con la J, esatto. Vediamo, guarda. Voi la sapete, voi Alex e Gian? No, anche se è un film che perlomeno lo conosco bene il film, però sti aneddoti non li so. A me piacciono molto tutti e tre i film degli Oceans, perché sono tre film completamente diversi tra di loro, con un cast incredibile. No, il cast è una madonna. Il terzo non l'ho amato particolarmente. Ho visto Oceans 8, caruccio. Anche secondo me è caruccio. Però manca di quel ritmo all'interno delle conversazioni che invece c'era nel primo e nel secondo Oceans. Gli manca un po' quel ritmo. Sì, però c'è un qualcosina nella storia di carino. Ci sono quei due o tre colpi di scena che sono carini, anche perché non è un remake. L'errore che hanno fatto molti, hanno pensato che era un remake al femminile. In realtà è un'altra storia, perché il personaggio di Sandra Bullock dovrebbe essere la sorella di Danny Oceans, che fa il suo stesso mestiere in pratica, però. Sì. Finito il sondaggio, Adriano. Finito il minuto. Sondaggio. Vai, cosa avete scelto, Alex e Gian? Cosa avete... A, B o C voi? È una dick move, secondo me, però potrebbe essere, anche perché Brad Pitt e George Clooney si facevano un sacco di scherzoni sui set dei vari Oceans. Mi viene da dire la C. Alex? Ma io... provo a dire la A. La A.
Allora, vai Giovanni. La chat ha così votato. La A, che è stata appena scelta da Alex, è quella meno votata di tutti. Il 15% in 84, che dicono che Soderbergh praticamente non voleva fare quel tipo di film perché a lui non piacciono gli ice movie. E alla fine fu costretto a farlo per un contratto precedente firmato con la Warner. La B è stata votata dal 40%, cioè in 216, che dicono che gli attori realmente alloggiavano al Bellagio con la J, quindi non a quello che abbiamo visto nel film, ma un altro casino, e spesso si mettevano a giocare. Addirittura George Clooney vinse $500,000 come se ne avesse avuto bisogno. Fra l'altro c'è una cosa che voglio dire su George Clooney, che ultimamente ha regalato $14 milioni a 14 dei suoi amici, un milione a testa, perché dichiarando che sono persone che quando lui era in difficoltà gli hanno dato una mano. Quindi siccome adesso aveva la possibilità, mise proprio questi soldi dentro degli zaini fichissimi e a ognuno di loro ha consegnato $1 milione. Alla faccia del riciclaggio, diciamo. Alla faccia del riciclaggio, esatto. La C invece è stata votata dal 45%, quindi per la chat è la C. Sono in 242 che dicono che a Julia Roberts, insieme alla sceneggiatura, fu diciamo consegnata una banconota di $20 con un messaggio di Clooney che scriveva: ho sentito che prendi $20 per ogni foto. Allora, attenzione, perché ne abbiamo una che vince, che è la C, ma la B segue a ruota, con molto poco. Invece la A è un po' più staccata. Quindi, allora, abbiamo che... Io voglio cambiare. Allora, Gian ha la C e resta con la C di nuovo, si trova d'accordo con la chat. Speriamo che per lui che sia stavolta una cosa positiva. Invece Alex, tu vuoi cambiare? Io voglio cambiare, voglio dire la C, perché ho deciso tra E e C, però la C mi sembrava strana, ma forse proprio perché è un po' strana e l'altra è troppo generica. Tu dici a un certo punto dovrà finire pure questa cosa che la chat sbaglia sempre, quindi no. Esatto, anche. Esatto. Certo. Ok, allora vediamo. Quindi tutte e due a questo punto C. Allora, ma in caso mezzo punto, quindi io. In caso tu mezzo punto, sì, sì, okay. Sì, sì. Se fosse giusta sì. Mentre invece Gianna no, perché era proprio quella che ha scelto lui. Allora, diciamo una cosa. Intanto, bravo ad aver cambiato, perché intanto ti dico che la era sbagliata. Ok? Quindi già... No, che la c'è giusta, che la era sbagliata. Quindi bravo ad aver cambiato. Sì, perché in realtà fu Soderbergh a proporre questo film. Gli piaceva tantissimo l'idea. Ne fece anche altri ice movie. Subito dopo ne fece un altro, mi pare. E quindi adesso tra la B e la C, che sono testa a testa, con i voti 40-45%, la risposta corretta... Quindi o sbagliate tutte e due o indovinate tutte e due, la risposta corretta è la C. Quindi bravo due volte Alex e bravo anche Gianna ad averla scelta come prima risposta. E vediamo, dice Shazella ha effettivamente sofferto. No, Adriano, quella sopra. No, ho sbagliato tutto. Non è Shazella. Non è quella Shazella, era quella dopo, quindi non ci ho scritto niente. Ci ho scritto io, cioè lo so io, semplicemente Julia Roberts in quel periodo, come scritto lì, è effettivamente l'attrice più pagata di Hollywood e il suo cachet si aggirava su ogni film. Se tu volevi Julia Roberts erano fra i 15 e i 20 milioni, addirittura $25 milioni, e quindi gli mandarono, George Clooney gli mandò veramente $20 giusto per prenderla un po' in giro, per giocarci un po', perché veramente era una cifra assolutamente spropositata. L'unica cosa che voglio aggiungere è che per gli Oceans tutti gli attori hanno dimezzato il loro cachet. Addirittura non avevano in molti casi neanche le limousine che hanno di solito per recarsi sul set, ma andavano con i mezzi propri. Perché è un film che se tu devi pagare 20 milioni a Julia Roberts, 10 milioni a Brad Pitt, altri 10 milioni a George Clooney, era un film che solo in cast sfondava i $100 milioni e quindi era assolutamente realizzabile. Tutto il cast si è dimezzato, se non di più, il budget solo per poterlo fare. Hai capito? Pensa un po', già. Mi verrebbe da dire, Giovanni. Però dai, è allora, bello quindi... pensarlo, no? No, bravi, cioè bravi nel senso, per carità, fare se un guadagni film, 40 decisi. Milioni ne puoi guadagnare pure 20 a un certo punto, sì, però esatto. va bene. Ok, allora indovina Gian, prende solo mezzo punto Alex, passiamo al terzo e ultimo aneddoto. Terzo aneddoto, adesso è il turno di Shazella, Adriano. Adesso parliamo di Damien Chazelle. Aneddoto A.
La prima bozza della sceneggiatura di First Man era già stata scritta durante gli anni universitari. Chazelle infatti sognava sin da ragazzo di fare un film su Neil Armstrong e del primo viaggio e sul primo viaggio sulla Luna. Aneddoto B. Chazelle ha dichiarato che il personaggio di Terence Fletcher, l'insegnante in Whiplash, è ispirato al suo professore di musica. Infatti il regista, prima di dedicarsi al cinema, voleva diventare un batterista jazz. In seguito alla cattiveria del suo insegnante, rinunciò alla carriera musicale. Aneddoto C. La La Land ha rischiato di far impazzire il regista. Infatti le riprese sono state molto stressanti per Chazelle, che ha avuto ben 3 esaurimenti nervosi durante alcuni shoot, va bene. Uno di questi fu particolarmente grave e venne calmato da Emma Stone. Che voglio via vedere al minuto. Che voglio vedere se non te calmato calma. Calmato in che modo? Mi dissocio in questo caso, ovviamente. Anche in quanti vorremmo essere calmati da Emma Stone, ma anche solo con una pacca sulle spalle, guarda, cioè ma contento. E quindi via il sondaggio, mi raccomando, sondaggio votate, partito. Voi che io mi rivolgo a voi che state guardando questa live dal televisore, proprio voi, tu. Io sto parlando con te, adesso tu lì accanto a te, io lo so che tu hai il cellulare e che ti pesa il culo, ma prendi la tua mano, alza il tuo braccio, fai così, prendi il tuo cellulare, apri l'applicazione di Twitch, se non l'hai scaricata scaricala e vota, devi votare, in questo gioco si vota, mi raccomando, per favore, ti prego, ecco. Grazie Adriano, è stato un momento toccante. Ragazzi, grazie. Pensateci, se non avete visto per caso, io ne approfitto sempre, se non avete visto Whiplash, cazzarola, guardatelo, perché un'altra roba. Quello l'ho visto. Madonna mia, che cos'è? Beh sì, è un bel film. Finito il sondaggio, Adriano, quindi finito il minuto. Finito il sondaggio. Allora ragazzi, dove tocca a voi, ditemi quale scegliete. Alex. Io dico B perché mi sembra di aver sentito questo aneddoto, di averlo, cioè mi sembra familiare, non sono sicuro, però mi sembra di sì. Gian. Idem, per gli stessi motivi. Anche tu dici B, quindi entrambi B. Allora, vai Giovanni col sondaggio. La chat invece dice che la A è stata votata al 13% delle persone, cioè che la prima bozza della sceneggiatura di The First Man è stata scritta durante gli anni universitari e Chazelle voleva fare questo film da tantissimo tempo. La C invece viene votata dal 40%, che dice che La La Land ha rischiato di far impazzire Chazelle, addirittura è stato necessario l'intervento di Emma Stone per calmarlo. La B, quella scelta da sia Alex che Gian, è la più votata, il 47%, che dice che Chazelle dichiara che il personaggio coprotagonista di Whiplash è effettivamente ispirato a un personaggio realmente esistito e per quello anche lui stava studiando musica e per colpa di questo professore stronzo ha abbandonato gli studi. Allora, anche in questo caso la chat mi indovina quella sbagliata, cioè votano in meno la A, che effettivamente era sbagliata. Quindi non è vero che la prima bozza della sceneggiatura di First Man era stata scritta bla bla bla. Restano quindi anche stavolta due. Con pochi voti di differenza l'uno dall'altra, 47% a 40%. Nessuno di voi può cambiare perché tutti avete messo B, la chat ha messo B e quindi io vi dico che o non ci avete capito niente tutti quanti o siete stati bravi. In questo caso siete stati bravi tutti, bravi, perché era proprio la B. Quindi è vero, vediamo, quello che stavo leggendo prima in realtà era riguardo la C. Dice che Chazelle ha effettivamente sofferto di nevrosi, ma solo una volta e a fine delle riprese. Per fortuna non stette mai così male come indicato nell'aneddoto e quindi mi dispiace per lui, non è mai stato calmato da Emma Stone. Quindi, questo non lo possiamo sapere, però magari. Vabbè, però adesso non ci interessa approfondire. Ok, un punto per uno, quindi bravo Alex, bravo Gian, faccio i conti. Giovanni, tu ricorda dei ricordi. Ricordo dei ricordi, non c'è niente da ricordare, non ci sono donazioni da fare. Fra l'altro basta seguire minimamente un po' quella che è la filmografia di Chazelle per capire che lui ricorda del gruppo che è appassionato di musica. Giacomo, il gruppo. Hai ragione. Allora c'è Giacomo che ogni volta ci manda tutta una serie di messaggini con le cose che dobbiamo ricordare la sera.
Allora, Twitchmas l'ho detto. Il gruppo Telegram. Bla bla bla. Il gruppo Telegram, ragazzi. Per entrare nel gruppo Telegram, visto che lì ci sono dei meme, ci sono delle cose. Sì, grazie, Alex. Detto da Spider-Man, questa cosa. Scusa, come me lo direbbe Spider-Man di controllo? Anzi, signor Stark, si è dimenticato il gruppo Telegram. Ecco. Forza, andiamo, signor Stark. Grazie Peter. Allora, ragazzi, il gruppo Telegram, come fare a entrare nel gruppo? Dovete essere abbonati per 3 mesi, ma non 3 mesi a caso, tipo, che cazzo ne so, giugno, agosto e novembre, ma 3 mesi di fila, quindi giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre. All'ingresso del terzo mese potrete entrare nel gruppo Telegram. Se scrivete esclamativo Telegram, vi appare il link sia del bot che vi fa entrare nel canale se siete semplicemente abbonati a questo canale, e oppure entrare anche nel gruppo, quindi dove anche noi scriviamo, mandiamo cose, chiediamo cose, chiacchieriamo con gli utenti per avere questo scambio, no? Questo inter-export di Europa League. Esatto, perfetto. Adriano, com'è il punteggio? Grazie. Perché qua, allora, secondo me, Alex un po' ha recuperato. Allora, un pochino Alex ha recuperato. E stiamo a 10.791 per Alex contro 15.696. Quindi sono circa 5.000 punti di differenza. Non è tantissimo il divario. No. Sembra tanto, ma non è tantissimo. Quindi, Gian, non ti sono sbagliato. Non sto facendo una figura totale. Una brutta No. Non è ma solo c'è stato di veramente di peggio. In questo quiz ne abbiamo visti di tutti i livelli, assolutamente. Guarda, assolutamente. Cioè... Quindi, allora, siamo per iniziare il nostro terzo di 4 giochi. Intanto, sì, come va? Vi chiedo a voi, come va? Va bene, bene. C'è Morgana qui. Ok, dai, allora facciamo partire, Giovanni, la sigla del terzo gioco. Che è Trame sconclusionate. O meglio, ribattezzato come il gioco dei pelati. Adriano, se spieghi il gioco... Allora, vi spiego il gioco. Io adesso vi andrò a leggere, i pelati in questo caso non c'entrano niente, però vi andrò a leggere una breve sinossi di un film sconclusionata, nel senso riscritta da noi, che un po' ricorda il film, però il gioco sta proprio nel riconoscerla. Voi avrete un minuto di tempo per indovinarla, scrivete quello che secondo voi è il titolo sul blocchetto. Se non indovinate, se nessuno dei due indovina, vi do un indizio e così via per 3 indizi. Ogni indizio che aggiungiamo vi va a togliere mezzo punto. Se invece la indovinate subito senza indizi, cioè solo con la trama, sono ben 3 punti. Quindi una fracca, quindi vedi Alex, qua praticamente tu ne indovini una subito, mi passi in vantaggio, per dire, cioè è incredibile, qua inizia a farsi seria la questione. E ci sono dubbi? No. Ok, vado? Allora, Giovanni, leggo? Vai Adriano, leggi la prima trama. Allora, la prima trama è: 2 uomini vengono pesantemente torturati. Via i 60 secondi. Esatto. Quindi, allora, la cosa bella di questo gioco è che in chat, io non so perché, succede sempre che anche con le trame più assurde che non si capisce niente, qualcuno la indovina subito. Io non so come fanno, riescono a indovinarla. Vediamo. Dovete pensare a 2 uomini che vengono pesantemente torturati. Stanno uscendo fuori i titoli. Ragazzi, ne state tirando fuori uno molto spesso, ma è troppo banale. Ragazzi, è troppo banale. Sarebbe stato eccessivamente facile. Dai, potete fare di meglio, secondo me. Vabbè, vedi che questo non lo stanno indovinando fino adesso. No, fino ma questo adesso è un po' più Peppa difficile. Peppa Pig scrivono. Mm. Peppa Pig e 2 uomini torturati sono i genitori, mi sa. Che genitori sono costretti a vedere Peppa Pig col bambino, esatto. Assolutamente sì. Comunque no, non lo stanno indovinando. Ah, e invece sì, è uscito. Ecco fatto, incredibile, guarda. Finito il minuto, Adriano, finito il minuto. Finito il minuto, avete scritto qualcosa? Io ci ho provato con Basil l'investigatopo. Perché? Chi è che viene torturati? Beh, c'è Rattigan che imprigiona Topson e appunto Basil,
a una trappola per topi con tutta sta trappola mega complessa che gli dovrebbe tipo sparare, schiacciare con un martello, poi una scelta taglia in due e poi arriva un'incudine della Madonna. Potrebbe essere. Allora, hai capito il mood del gioco, però non è. Purtroppo non è. Alex, tu hai scritto qualcosa? No, io no. Allora, vi diamo il primo indizio. Vai, Giovanni, primo indizio. Primo indizio, ragazzi. Allora, è un film del 1990. Attenzione, molto specifico, subito, via al minuto. Provate a pensare, quindi... Due uomini vengono torturati, ok? In che Alex, modo? Alex, guarda che questo è uno di quei film che... E poi quando... Oh, quando ti dico che cos'è, tu fai ah, ecco qual era, perché, perché se non è così difficile. Potrebbe. Guarda, in chat qualcuno l'ha indovinato. Cioè l'hanno tirato fuori, io non so come cazzo fanno, però l'hanno tirato fuori. Prima o poi dovremmo chiedere come ci si arriva a queste cose, perché Gianni quando tira fuori queste trame fa degli esperimenti con noi. A me ogni tanto arriva e mi fa: Giovanni, io ma secondo te... Io sono una pippa. Totale, io non lo indovino mai. 10 secondi. No, sai che voglio dire, voi in chat, io voglio dire adesso se Gianni o Giacomo si prendono gli appunti del nickname di chi indovina in questo chiediamo. Gioco subito e poi magari famo partecipare, perché non è possibile, cioè nel senso, quindi chi prendetevi per le, scriviamoci il nickname. Finito il minuto, Adriano. Finito il minuto. Allora Gian, che hai scritto? All'inizio ho scritto Street Fighter perché mi ricordavo la scena di dove torturavano Honda e mi pare fosse di quel periodo, però poi ci ho ripensato un attimo e credo sia Mamma ho perso l'aereo. Alex, invece, che hai scritto? Porca troia. No, io non l'ho scritto, te lo avrei... L'hai scritto, l'hai scritto. Ah, perché ho visto dei commenti. No, qua è importante che scrivete così capiamo poi cosa avete scritto subito. Quindi Alex, niente, non hai scritto niente. Sì, praticamente niente, dai. Vabbè, a che avresti scritto se volevi scrivere qualcosa? Ho cercato nella chat, ero indeciso, quindi adesso non dire che te lo Vabbè. Dico. Allora... Non era Street Fighter, ma è proprio Mamma ho perso l'aereo. Bravo Gian. Quali erano, Giovanni, gli altri indizi? Altri indizi erano: i due uomini vogliono fare una rapina, a torturarli è un bambino, è Mamma ho perso l'aereo. Perché effettivamente nella scena finale, quando riescono ad entrare dentro questa casa, e partono tutta una serie di cose per cui vengono torturati. Effettivamente gliene fanno di tutti i colori. Di fatto sì. Un altro genere cercavo di man. No, io ti avevo detto, Alex, guarda che è uno di quei film che poi alla fine, quando te lo dico, tu fai lo pensa in un pensa, cioè quel genere lo esclude totalmente, no? Perché chiedono... Ma infatti si chiama trame sconclusionate proprio per esatto questo. Chiedono quindi... Dov'è il pelato? Qui c'è Bob Hoskins che è quasi pelato. Tra l'altro il film viene anche sparato in testa, quindi non mi ricordo se nel primo Mamma ha perso l'aereo, nel secondo c'è anche un cameo di Trump. Nel due. Mi pare nel secondo. A New York. Sì. Mamma, mi sono persa a New York. Sì. È Joe Pesci, non è Bob Hoskins. Giusto, scusa. È Joe Pesci. Giusto. Joe Pesci. Va bene, quindi indovina Gian, andiamo con la seconda trama sconclusionata. Sono sempre tre. Seconda trama sconclusionata. Vai, Adriano. Allora, un nano pelato muore sciolto o dissolto o sì, sciolto. Un nano pelato muore sciolto. Ah, mi scrivono nel gruppo Telegram che nel secondo c'è cosa, come si chiama, Trump, perché la scena è girata proprio nel suo albergo. In un suo albergo, sì, esatto. Sì, nel suo albergo. E un minuto, parte un minuto. Via un minuto. Oh, mi raccomando, adesso se voi, Gianni o Giacomo, se lo indovina, ecco, qualcuno in un certo chat l'hanno punto indovinato. L'ha già scritto, l'ha già scritto. Scrivetevi il nickname che poi li contattiamo. Dico Heat Ledger, poverino. Fra l'altro c'è un documentario che sta girando su Sky che racconta la vita di Heat Ledger. Ed effettivamente racconta tutta una serie di cose di cui non avevo idea di questo personaggio. Era veramente una bella persona. Era proprio una bella persona.
andata così. È andata così. Manco improbabile, ma ci gioca, però. Improbabilissimo, ma cosa chi? No, improbabilissimo il mio tentativo, però al momento non mi viene in mente nient'altro. Tanto non si perdono punti a sbagliare, quindi vai, provate, scrivete. Giustamente. Alex, ricordati che se vuoi tentare scrivi sul foglio qui. Giustamente dicono... Scritto, dai, può essere che ci ha azzeccato, però... Mi dicono, finito il minuto, mi dicono spoiler, nel documentario alla fine Heath Ledger muore. Dai. Muore. Cioè, alla fine muore. Allora, iniziamo da Alex. Alex, che cosa hai scritto? Ho scritto Il Signore degli Anelli. Il Signore degli Anelli. Gianni, invece, che cosa hai... Aspetta, quale è Il Signore degli Anelli, Alex? Ce ne sono... Il Ritorno del Re. Ok, sì, Ritorno del Re. Gian, tu che hai scritto? Spawn, del 1997, se non ricordo male, perché c'era il violatore, interpretato oltretutto da quell'attore bravissimo che ha fatto il magico Sitar in Moulin Rouge. Sì. E ha fatto anche Tebaldo in Romeo più Juliet. Ah, vero. E lui prende, interpreta il violatore, che è questo clown basso ciccione pelato, e poi tipo diventa questo demone della Madonna, che però viene massacrato di botte dal protagonista. Allora, purtroppo non è Spawn, mm-hmm. ma invece bravo Alex, perché è proprio Il Signore degli Anelli, Il Ritorno del Re. Attenzione, perché lo conosco, perché non conosco tutti questi film. Per esempio, quello che ha detto Gianni, io non lo conosco. Vabbè, è un film di serie B che Spawn, non si incula. Sì, no, è proprio... Giovanni, quali erano gli altri indizi? Gli altri indizi erano: fa parte di una saga questo film, muore alla fine di un lungo viaggio e viene buttato in un vulcano, dentro al vulcano. Signore degli Anelli, Il Ritorno del Re. Credo che il nano pelato fosse Gollum. Pensavo prima un neonato, in realtà, però ho detto un neonato che muore sciolto in un film. Non è una cosa terribile. Esatto, non quindi è bello. Poi ho pensato, poi mi si è accesa la lampadina. Poi devo dire che ho letto un attimo la chat e ho trovato qualche conferma. Ho detto vabbè, proviamo. Potrebbe essere. Però quindi giuro che mi era accesa la lampadina prima, giuro. Giustamente, scusa Adriano, come scrivono in chat, Gollum non era un nano, sappiamo benissimo che non era un nano, ma diciamo che era trame sconclusionata. Esatto, ed era molto basso, quindi poteva ricordare un nano. Ok, allora due punti pieni per Alex, che quindi non molla assolutamente la presa, e quindi non mollare. Vai, andiamo con l'ultima trama sconclusionata. Ultima trama, vai Adriano, leggi. Allora, il protagonista butta giù dalla finestra il suo rivale. 60 secondi. Butta giù dalla finestra. C'è questa scena dove il protagonista... Effettivamente diciamo... ci sono diversi film, ma in chat l'hanno comunque indovinato. Ci sono diversi film che però ne hanno tirato fuori uno che poteva tranquillamente essere dopo che è un'alternativa assolutamente valida, ed è un po' un'indecisione in questo caso. Gian, quindi... tu hai già scritto la tua idea? Sì. Ok. Alex, tu ci stai ancora pensando? Sì, ma c'ho tempo, no? Sì, beh, sì, no, c'hai no, 12 c'è tempo, secondi. C'è tempo. Finito il minuto, ragazzi. Finito. Scrivi qualcosa, niente? Che scrivo? Copio dalla chat a caso? Se non ti viene in mente niente. Vabbè. Niente, Gian, tu che hai scritto? Non è giusto. Allora, io stavo per scrivere Die Hard, Trappola di Cristallo, però ho detto non è propriamente un rivale, è proprio uno stronzo. Quindi poi mi è venuto il flash e mi è venuto in mente Toy Story. Ok. Giovanni, quali erano gli altri indizi? Gli altri indizi erano che alla fine i due diventano amici, il protagonista è invidioso del rivale, la maggior parte dei personaggi sono oggetti e stiamo parlando proprio di Toy Story, il primo, cioè la scena dove Woody butta giù dalla finestra Buzz Lightyear.
E quindi bravissimo Gian, che si aggiudica anche lui due punti pieni, e si quindi tutto il quello che aveva riguadagnato Alex viene perso così all'ultima manche, mannaggia. Io faccio i conti e poi ci iniziamo l'ultimo gioco. Sì. Ah, c'è un ultimo gioco, attenzione. C'è un altro gioco, e non solo, questo gioco si può recuperare parecchio effettivamente, questo gioco. Ragazzi, niente, siamo sempre qua, mentre che Adriano fa i conti, io vi ricordo ancora il 20 dicembre, perché lo diciamo in continuazione? Perché diciamo che queste live lunghissime che facciamo di almeno 12 ore sono un po' quello, il clou di un'edizione, no? Di una stagione che portiamo su Twitch, dove riportiamo i vari format. Per esempio ci sarà il quasi quiz, e ci sarà il quasi quiz sia in forma normale, cioè con gli utenti, che anche nella forma di stasera con delle celebrity. Quindi ci saranno due appuntamenti col quasi quiz, ci sarà come live hanno fatto con Matteo al posto mio, perché non ce la faccio a reggere 12 ore davanti alla camera, quindi c'ho bisogno di qualcuno che mi dia il cambio. Ci sarà Matteo al posto mio, e dato che abbiamo già spoilerato due ospiti, che sono Guglielmo Scilla, che sapete già dove sarà, sarà in 3 metri sopra Twitch, visto che in 3 metri sopra Twitch con noi ha fatto veramente infiammare la chat, erano tutti in fissa e ci stava Guglielmo, e in come live hanno fatto ci sarà il doppiatore di Spider-Man, e lui il doppiatore di Iron Man, quell'altro... che è Angelo Maggi. Assolutamente. Allora... Ho fatto i conti e stiamo a 14.715 per Alex contro 22.563 per Gian. Quindi il distacco inizia a essere un po' importante, però ho controllato e ci sono matematicamente i punti per recuperare, ci sono. Ora, la matematica non mi condanna ancora. La matematica, diciamo, non ti condanna ancora, quindi è tutto ancora possibile. Te la devi giocare molto molto bene in questo ultimo gioco, che si chiama, questo titolo è abbastanza banale, Indovina Indovinello. Vai con la questo sigla. Com'è che ti è venuto questo titolo così banale? Perché ho finito le idee, ho finito tutte le idee pazzesche finite prima e qua. Indovina Indovinello, va bene, sigla. Ok, è andata la sigla. Quindi Adriano, ce lo spieghi? Giustamente Lorecost chiede in chat: ma chi è il doppiatore di Spider-Man? È divertente, tutti e due. Questa è la cosa che mi fa ridere. Tutti e due. Aspetta, Adriano, ti sei in... Eccoti. L'ho fatto? No, okay. Niente, ci sei, allora, ci sei. Come funziona questo gioco? Questo gioco è lo dobbiamo dire, non ci nascondiamo dietro un dito. Giovanni è preso in prestito da Rai 1. In okay? prestito? Si dice preso in prestito adesso, va bene. Nel va senso bene. Che come funziona? Noi andremo a darvi... La schiuma, ma non è un sapone. Bravo, sì, più o meno, il concetto è quello. Nel senso che vi andremo a dare degli indizi che vanno a formare la personalità di un personaggio noto del cinema, che può essere regista, attore, doppiatore, Simba, scenografo, Simba. Esatto. E voi dovete indovinare, cercare di capire da questi indizi chi è il personaggio nascosto. All'inizio vi diamo 3 indizi e voi avete un minuto di tempo per scrivere secondo voi, e dopodiché vi daremo un indizio alla volta fino a quando non indovinate il personaggio. Può essere chiunque, ripeto, attore, regista, fino a quando non lo esplicitiamo tra gli indizi non si sa. Uomo, donna, anche lì non date un italiano, americano, inglese, francese, mondiale, cioè proprio a livello mondiale potrebbe essere chiunque. Vabbè. Ok, allora iniziamo. Mm-hmm. Comunque è incredibile come non appena si vede un gatto passare tipo su internet diventano tutti pazzi. No, guarda, devo attaccare un gatto al castello di Harry Potter. Esatto, glielo metto lì. Quindi Adriano, cominciamo. Allora Giovanni, facci, ragazzi, leggere. Leggo i primi tre indizi. Ok, i primi tre indizi, ragazzi, ve li trovate sempre sullo schermo, ma io li leggo. Quindi, primo indizio: il suo primo film è del 1995. Secondo indizio: non ha mai vinto un Oscar. Il terzo indizio è: non è americano. Via ai 60 secondi. Vabbè, ma io non li vedo scritti, è normale, vabbè. No, dovresti vederli nello schermo quello arancione.
non mi... c'ho la schermata ferma quasi quiz. Allora ti si è bloccato perché... Gian, tu li vedi? Refresciamo. Scusate, un secondo solo. Comunque Gian sono... ormai si gongola nel suo vantaggio. Esatto. Comunque sono... deride l'avversario giocando con il gatto. Comunque sono il suo... Hai il microfono chiuso, Gian. Sì. Eccoli, li vedo adesso. Comunque sono... Comunque, no, è che se no il pericolo è che Morgana cammini sulla tastiera e cominci a chiudere schede. Grande classico, grande classico, io pure mi capitava. Quindi il suo primo film è 95, non ha mai vinto un Oscar e non è americano. Chi ti viene in mente? Chi vi viene in mente? Uomo o donna, tra virgolette. In chat hanno scritto Pippo Baudo. Vabbè, non so come possa essere. Pippo Baudo del 95 era già vecchissimo. Secondi, sì, un secondo. Vecchissimo poi. Finiti i secondi. Beh, zio, è un po' una cagata. Avete scritto qualcosa? Io ancora adesso, ma solo perché gli voglio benissimo. Vai, Alex, vediamo. Scrivi qualcuno. Che scrivo? Che già. Non mi accasso, no. Che hai scritto? Antonio Banderas. Così. Antonio Banderas. Sì, no, non è americano. Non so se il suo primo film è del 95. Ben. Ma... Non è. Vai Giovanni, leggici il prossimo. Alex, tu hai una vaga idea? Io? Assolutamente no. Un altro indizio. È un attore, quindi stiamo parlando di un attore. Primo film nel 95, non ha vinto un Oscar e non è americano. Quindi è europeo, magari? Stiamo parlando di un attore europeo? Beh, non è americano, potrebbe essere o europeo... O anche australiano, sì. Per esempio. O sudamericano. Facciamo che non è americano. Non è americano come continente. Stati Uniti, dai, Sud America, stessa cosa. Come continente. Esatto. Si parla di Rowan Atkinson. Potrebbe essere. Beh, potrebbe essere. Non Rowan lo so, però il primo film è... 95 mi sembra troppo tardi. È Mr. Bean. Eh sì. Fine anni 90 quello, se non ricordo male. Sì, ma comunque per esempio in chat scrive Umberto Smile e Massimo Boldi. Massimo Boldi ha fatto film molto prima del 95, quindi no. Giovanni Storti e Aldo Bani. Ma anche loro prima del 95, mi sa. È intorno, non lo so. Iniziato intorno. Però mi sa che hanno fatto prima Tutti gli uomini del deficiente. Non mi ricordo. Era molto prima di quegli anni là? Mi pare fosse prima di Tre uomini e una gamba. Finito il minuto. No, prima sicuramente. Però mi sa che era 95 intorno lì, non lo so. Quello con il commento della Jalapas. Sì. Molto, molto carino. Va, avete scritto qualcosa? Sì. Tutti gli uomini è verso il 2000. Scrivono Dimitri Vitali. Più avanti, ok. Gian, che hai scritto? Hugh Jackman. Perché, aspetta, non è americano lui? No, è australiano. No, è australiano, Hugh Jackman. Non lo sapevo. Vero. E comunque, purtroppo no, non è Hugh Jackman. Lo avevo intuito ormai. Alex, tu niente? No, è troppo, ancora troppo largo. Ancora troppo vago. In realtà, non lo so. Attenzione, perché col prossimo indizio, secondo me, vai Giovanni. È italiano, quindi stiamo parlando 60 secondi di un attore italiano che ha esordito nel mondo del cinema nel 1995. Non ha mai vinto un Oscar, vinto quello un è abbastanza Oscar, facile. Ci sono italiani che hanno vinto Oscar. Sì. È un attore italiano. Dai, così già comincia a essere un po' più facile. In chat l'hanno capito comunque. Diciamo che di quella classe lì, molto noti, ce ne saranno 5. Sì. Provane uno, sono Alex. Pochi. Cioè, pensate a quali sono gli attori più famosi nel panorama italiano, no? Ce ne sono, come cazzo si chiama? C'è Massandrea. Vabbè, che fai, li dici? C'è Massandrea, c'è... Chi altro è molto tremendamente noto? C'è il doppiatore, quell'altro che fa anche il doppiatore, che... Accorsi. C'è Stefano Accorsi. Favino. C'è quello che ha fatto pure 007. Come si chiama? E anche Hannibal ha fatto.
No, ragazzi, Scamarcio non è molto noto. Scamarcio è... Cioè, Scamarcio oddio, poi sì, è un pelo dopo, questi sì, qua, è un dai, po' dopo. Giannini, Giancarlo Giannini, Gianni, cioè, è finito il minuto. Prima. È finito il minuto. È finito il minuto. Avete scritto qualcosa? Raul Bova? Raul Bova, io... attenzione. Alex... Io avevo scritto Favino, ma l'avete nominato prima, quindi non so se è giusto. Guarda, non si vede. Sì, oh, si vede, si vede, Favino. Raul Bova. No, perché Giovanni, tu ti sei lanciato in questa... Ma sì, ho fatto un elenco di nomi, no? Perché... Giovanni, quali erano gli altri indizi? Vediamo. Beh, diciamo che c'è un fotogramma che mi è stato mandato dalla chat, che dove c'è in Boris, ormai Favino fa tutti i ruoli. E Favino è anche il nostro personaggio, ha fatto 3 film con Muccino, ha condotto, co-condotto Sanremo nel 2018 per Francesco Favino, che fra l'altro l'interpretazione più bella, migliore secondo me di per Francesco Favino è quella nei video con i Jagal per Sanremo, che è una roba. E vabbè, mo l'interpretazione migliore di Favino, l'interpretazione migliore in assoluto, zio, in assoluto. Gnigni. Quindi bravo Alex che indovina Favino e si porta a casa 1962 punti, e quindi un pochettino, attenzione, perché rosicchia qualcosina del distacco con Gian. E... Comunque supporto Giovanni nell'interpretazione, più che altro ci sono attori italiani che hanno dato il meglio di sé in alcuni video di YouTube, c'è quello di The Pills dove c'è Santa Maria che fa un Matteo Corradini incredibile. Bravissimo, è vero, ma danno interpretazione i video su YouTube gli attori italiani pazzesche, cioè... Perché danno il meglio lì, sì, esatto. Sì, sì, beh, perché non hanno pressione, non hanno niente. Si divertono un sacco. Va bene, quindi abbiamo indovinato la prima manche, andiamo con la seconda manche. Seconda manche, primi 3 indizi, ragazzi. Sempre personaggi famosi del mondo del cinema o dello spettacolo. Primo indizio, non ha mai vinto un Oscar manco questo. Secondo indizio, non è americano manco questo o questa. Terzo indizio, nasce come interprete teatrale. 60 secondi. Quindi come un botto di gente, cioè, quindi... però diciamo che se il nostro autore Gianni, che sbaglia i verbi, sbaglia le cose, sbaglia a scrivermi le cose, ovviamente gli vogliamo un sacco bene, sbaglia a vivere, però se scrive che nasce come interprete teatrale, si vede che questo personaggio o questa, questo o questa, uomo o donna che sia, è abbastanza conosciuto il fatto che nasce come interprete teatrale. È questa la cosa, no? Per questo viene scritto in questo modo. Guarda, vi do un aiuto, perché già è capitato e l'ho letto anche in chat. No, non ve lo do. No. Come? Vi do un aiuto? No, va bene, no. Vi volevo dire chi non era, perché già una volta abbiamo avuto un personaggio che poteva sembrare... Non è Cumberbatch, ecco. Ve lo giustamente dico. Dicono, chiaramente Corinna Negri. Corinna, cagna maledetta. Teatrale, no, poverina. Ah, beh, Corinna. Sì, Corinna, è una cagna maledetta. Come si chiamava? No, il personaggio. Finito. Non mi ricordo. Carolina Crescentini. L'attrice è la Crescentini, sì. L'attrice, sì, scusate. Finito il minuto, Adriano. Avete scritto qualcosa? Io ho scritto Gigi Proietti. Io ci ho provato contro Middleton. Gigi Proietti e Tom Middleton. Attenzione. No, non sono nessuno dei due. Non dico nient'altro, non sono nessuno dei due. Vai, ti Giovanni. Ti è uscito un no, così ho fatto tipo no. Adesso vai, perché il prossimo indizio, secondo me, vai. Il suo migliore amico è Tobey Maguire, che non so se è una fortuna oppure no, però è risaputo che il suo migliore amico, il migliore amico di questo personaggio è Tobey Maguire. Vabbè, 60 secondi, sì. Nella vita reale, ovviamente. Nella vita reale, sì, assolutamente. Probabilmente perché sono uscite magari delle dichiarazioni, delle dove il primo Spider-Man, quello di Sam Raimi, l'attore che lo interpreta, è il miglior amico di questo personaggio. Ho capito, ripeti la frase. Tobey Maguire, l'attore Tobey Maguire, è uscito fuori tramite interviste, eccetera, che è il migliore amico di questo personaggio nella vita reale. No, ma guarda, Gian,
Già, non cercare cose tra le righe, non c'era proprio niente quello che ha detto. No, non ho capito proprio la consecutio temporum. No, zio, io sono vino, ignorante. È il vino. Ah. Io sono ignorante e ho quasi finito una bottiglia di vino, zio. Anzi, era a metà, era poco meno della metà, l'ho quasi finita. Quindi già che ancora riesco a proferire parole in maniera più o meno sensata, è un miracolo. È finito il minuto, Adriano. Ecco, bravo, versati un altro, versatene poco, ti prego. No, è Gian, appena finito. Che hai scritto? Io non so proprio dove attendermi. Chi è? Non vedo. Che sei? Franco. James Franco. James ha scritto. Franco. Lo voglio Alex... scrivere pure io, ma non è americano? Non ho la minima idea. James Franco, sì, se non sbaglio, vabbè, è americano, sì. È americano. Vabbè. Tanto era l'unico che avevo in mente perché ci ho pensato per il film, insomma. James Franco, ma infatti non è James Franco, ma no, è americano, perché... credo. Anche perché io, più che altro, ho pensato, il migliore amico di James Franco, se non sbaglio, è tipo Seth Rogen, quindi non... Sì. Però l'ho proprio buttato. Sono molto amici. Il prossimo indizio, leggilo, Giovanni, però a questo punto io ti propongo... Vabbè, leggilo, perché tanto siamo andati già lì. Vai, leggilo. Leggo. Leggilo. È un attore... Quindi stiamo parlando, siamo sicuri che è un attore, che non è un regista, che non è uno sceneggiatore, un compositore. Quindi, un attore mai vinto un Oscar, non americano, quindi molto probabilmente europeo, magari, forse della zona teatrale, molto conosciuto come come attore teatrale. Il teatro, dove è molto famoso in Europa, diciamo. Io aggiungo un indizio che non c'entra niente. Mm-hmm. Io dico che sono molto curioso, sono in attesa di vederlo in un ruolo che deve fare, in cui sono proprio curioso. Ecco. C'è un film rimandato che doveva uscire a breve ed è stato rimandato di tantissimo tempo causa Covid, perché ci sono stati dei problemi durante le riprese e anche lui è stato risultato positivo a un tampone Covid, lui o lei, sono risultati positivi a un tampone Covid, per cui le riprese del film che tutti stiamo aspettando, in realtà, un film che stiamo aspettando tutti, è stato rimandato. È finito il minuto. È sicuramente maschio, giusto? Leggendo gli indizi, o comunque sono generici? Generici, fino a quando non viene detto. Fino a quando non viene detto è un uomo o è una donna, potrebbe essere sia un uomo che una donna. Vabbè, no, però è un attore. Diciamo che è quando uomo. Poi Gianni scrive un attore, è uomo. Se era un'attrice. In chat l'hanno indovinato tutti, ragazzi. Dopo che ho Avete scritto qualcosa? Avete scritto qualcosa? Niente. No, mi ricordo di qualche notizia, ma non mi ricordo nomi specifici di attori positivi al Covid. Altro indizio. Non lo so. Altro Vai indizio. Col prossimo, perché questo sarà importante. Ha recitato nella saga di Harry Potter. Ora, è un po' di indizio del cazzo, nel senso, perché nella saga di Harry Potter ci sono praticamente solo attori inglesi. Quindi già abbiamo rinchiuso. Siamo entrati nel continente, no? Che miseria, il nome. Quindi siamo entrati in quel continente là. Ovviamente Crilian dice palesemente Favino, ma Favino già se lo siamo giocato con la domanda di prima. Quindi Favino non può essere. Ma quindi non ha vinto Oscar, non è americano. Gianni, tu hai scritto qualcosa, mi sa, vero? Sì, ho buttato un nome. Hai buttato là. Io pure. Alex, tu prendi spunto e scrivi. Sì, sto scrivendo, perché potrebbe anche essere, sai. Vai, Ciro è Priello. Finito il minuto. Ciro Priello potrebbe essere, esatto. Ok, girate i fogli, che avete scritto? Robert Pattinson. Anch'io. Ok. Ed era proprio Robert Pattinson. Non avevo la minima idea che nascesse come interprete teatrale, ma soprattutto non avevo la minima idea che fosse il migliore amico di Tobey Maguire. È un grande... Ah, non so da dove è stata presa questa cosa di Tobey Maguire. Adesso chiedo a Gianni in diretta di mandarmi magari una nota. Giovanni, tu intanto leggi i prossimi indizi. Allora, il prossimo indizio era, vabbè, brillava letteralmente in una saga cinematografica. Ovviamente parliamo di Twilight, Robert Pattinson. Quindi ci siete arrivati praticamente alla fine. Non mi ricordo, ma in un'intervista in cui si parlava del fatto che erano molti amici che si sono aiutati. Praticamente dice che hanno fatto la stessa scuola di teatro, credo, a quanto capisco. È da lì che si sono conosciuti e da lì che sono diventati molto amici. Quindi ecco la nascita, l'origine del loro rapporto. Quindi tutti e due avete indovinato, tutti e due vi siete presi mezzo punto. Quindi un po' un nulla di fatto questa manche. E a questo punto resta l'ultima manche. Aspetta, dove gli Alex dicono... tu devi fare un numero.
In chat dicono il miglior amico di Tobey Maguire è Leonardo DiCaprio. Ok, il miglior amico di Tobey Maguire è DiCaprio. E il miglior amico di Pattinson è Tobey Maguire. Cioè, non capisco perché. No, no, ma non capisco perché non è possibile che il miglior amico di uno sia un tizio e il miglior amico di quel tizio sia un altro ancora. È il mio. Esatto, è il tuo, esatto. No, a proposito del commento di Ivan Bisogno, che scrive: ah, perciò sono due cani a recitare. Io quello che dicevo prima è che avendo visto il trailer del nuovo Batman, sono rimasto molto sorpreso da quello che ho visto, per quanto poi un trailer sia sempre un trailer, però devo dire che ci ho creduto e sono molto curioso di vedere il nuovo Batman con Robert Io voglio spezzare una lancia a favore di Robert Pattinson, perché secondo me non è così cane. Assolutamente no, sono d'accordissimo. E niente, non lo so perché è uscita questa cosa. Perché Twilight. È un po' di modo a dire così, ma non è che se un attore fa una saga un po' magari non ti piace. Cioè, non è. Invece è molto, anzi, è una recitazione particolarissima, si può dire, perché in certi personaggi fa delle cose particolari. Io ho doppiato Tom Holland in un film Netflix che si intitola Le strade del male, in cui c'era anche Robert Pattinson, e non l'avevo mai sentito in originale, ma l'ho sentito mentre doppiavo una scena, ed era strano, però volutamente strano, perché era un mezzo psicopatico, è molto particolare, molto originale in realtà, non è un cane. No, no, ma poi soprattutto, almeno chi l'ha sentito in italiano, posso dire che vocalmente Stefano Crescentini, che è il doppiatore, gli fa un servizio veramente grosso, perché lui, Robert Pattinson, chi è la voce? È Stefano Crescentini. È Stefano porca puttana Crescentini. Che tra l'altro, per dirne uno, un personaggio vicino a me è Quentin Killanol. Beck. Mysterio. Spider-Man. È il doppiatore di Jake Gyllenhaal, se non sbaglio. Esatto. E perché in originale Robert Pattinson in realtà ha una voce un pochino più schiacciata, non è proprio bellissima. La voce di Stefano Crescentini è molto più bella, però come attore è bravo, è bravissimo, forte, ma secondo. Basta vedere Cosmopolis, come Tom Hanks, no? Che anche lì secondo me la voce italiana che poi è proprio Angelo Maggi, in molti ruoli gli dà. Lui nell'originale ha una voce molto nasale, molto non bellissima, secondo me, non lo so, poi. Però Tom Hanks. Diciamo, esteticamente, come estetica del suono, molte volte si migliorano un po' alcune voci. Col doppiaggio, sì, è vero. Sì, quindi, vabbè, niente, ultima nel mancia. Caso mio è di Gian Andrea. Ultima manche, qua devi indovinarla subito. È l'unico modo che hai. Indovini con una. Secondo me indovinarla con una, bravo. Come i più bravi a Sarabanda, esattamente. Indovino con uno. Ok, bravo. Ci siete? Sì. Vai, Alex, c'ha anche le cuffie. Esatto, tre indizi. Primo indizio, ha 53 anni. No, Tom Holland ha 53 anni, mi pare difficile. Ha fatto anche doppiaggio. Quindi è comunque materia vostra. Il suo ultimo film è del 2020, 60 secondi. Guarda Alex, già l'ha scritto. No, però mi sa che è sbagliato, perché ha fatto anche doppiaggio. Ha fatto anche doppiaggio, anche, quindi significa che vai piano, anche doppiaggio. Esatto, significa che non vuol è dire solo che No, certo, può essere tutto. Non so se interpretarlo in un modo o nell'altro. Però fammi pensare se c'è qualcun altro. Più che altro forse non ha quell'età, ma posso controllare l'età di questa persona? Sì. Su internet puoi fare quello. C'hai ancora 30 secondi. Puoi controllare. Controllo anch'io un'età. Vai. No, invece ho sbagliato, perché non ha quell'età. No, nemmeno lui. E chi cazzo è? Stiamo entrambi pensando a un talent, vero? Sì. Sono curioso di sapere chi avete pensato. Ho pensato uno che è stato soprattutto doppiatore e poi si è affacciato di più al cinema. Allora, ci però in questo caso, se ha fatto anche doppiaggio, significa che è, diciamo, un plus. Sì, ha fatto anche il talent che l'ha fatto una volta sola.
È finito il minuto. Comunque in chat l'hanno finito indovinato. Sì, esatto. Ah, hanno indovinato pure in chat. Sì, sì, sì. Allora, tirato fuori. Così. Allora, secondo me tu avevi pensato a Pannofino, a Francesco. Sì, sì, sì. Ma il primo mi è venuto in mente. Ma anche doppiaggio mi sembrava strano. No, io avevo pensato a J-Ax perché ha doppiato il film dei Playmobil quest'anno. Oddio, ed è ma film davvero? Ed è in quella fascia d'età, ma è più giovane di 53 anni. Sì. Ammazza, c'è cioè, quanto c'è? No, un po' ne avrà più una, no, ne ha una 40, a 40 qualcosa. Sì, e non c'è arrivato ai 50 ancora. Io in realtà avrei scritto, perché stavo per cambiare, avrei provato a scrivere Fabio Volo, ma in realtà non ha 53 anni, che ha doppiato con Fu Panda e anche Onward. Mm-hmm. Però attenzione, non vi incastrate adesso sull'italiano, esatto. Non ho detto che sia italiano. E allora qui ti devo dire quello che fanno in America non è doppiaggio, ma voice acting, è tutto un altro mondo, è tutto un altro mestiere. Ehi, in Italia. Allora io alzo le mani. Ti dico che non è italiano, ok? Ok. Io alzo le mani e allora, visto che è stato un errore, a quanto pare diamo altri 20 secondi per pensarci. Dai il prossimo indizio. Ci sono pure attori stranieri che si sono venuti a ridoppiare in Italia in italiano, quindi sì, tipo Antonio Banderas. Sì. Ok. Vai col prossimo indizio, Giovanni. Prossimo indizio è un attore. Quindi è un attore, io vi ho detto che non è italiano, ma può essere di tutto il resto del mondo. Il suo ultimo film è del 2020, ha fatto anche qualcosa, doppiaggio, voice acting a quanto pare, e ha 53 anni. E io questa cosa del voice acting non la sapevo, però... Allora, ti spiego brevemente la differenza. Grazie, dai. Il lavoro che facciamo io e Alex, noi abbiamo un video con un suo audio e noi dobbiamo semplicemente andare a ricalcare quell'audio in modo che i labiali coincidano. Noi dobbiamo seguire una pista che già esiste. Okay. Il voice acting invece cosa fanno? Spesso e volentieri, questo soprattutto in America, il voice actor entra in una sala con il copione e lui recita, interpreta, poi lo studio di animazione fa l'animazione anche magari seguendo le movenze dell'attore originale. Quando Robin Williams ha fatto Il Genio della Lampada, lui non aveva un video davanti, lui recitava, improvvisava, faceva quello che voleva e poi lo studio di animazione ha animato sopra di lui. Ancora diverso è come fanno i seiyuu in Giappone, perché loro hanno le prime line art, hanno mm-hmm. i primi keyframe dell'animazione, ma in bianco e nero, senza labiale, spesso e volentieri. Loro interpretano in quelle finestre di tempo e poi viene finita l'animazione sopra. Ok, quindi sì, effettivamente è totalmente diverso. Sì, perché loro recitano liberamente, noi invece dobbiamo stare dietro a ciò che già esiste. A ciò che già esiste, quindi aspetta la recitazione. Una cosa che non ho capito, tu hai detto noi abbiamo delle piste e delle cose che già esistono, ma nel senso che voi ascoltate già una voce in italiano? Certo. In italiano? Uh-huh. No, in inglese, noi abbiamo l'originale. Okay. Ok, avete l'originale. No. Dobbiamo sostituire la voce alla quindi voi parlate, recitate mentre ascoltate l'originale? Mm-hmm. O prima, durante, mentre ascoltate? Prima e durante, sì, prima l'ascoltiamo, ci guardiamo la sentiamo mentre recitiamo, ci serve come riferimento, altrimenti e quindi, senza quello è un po' complicato, no. Perché comunque noi molte volte leggiamo il copione, non guardiamo lo schermo, quindi ci serve assolutamente. Quindi ad esempio nel caso tuo, Gian, che hai fatto soprattutto videogiochi, lì avevi comunque già la voce originale sì, in americano. E sì. Anzi, il malus nei videogiochi rispetto alla stragrande maggioranza dei film, non tutti perché alcuni film purtroppo vedono pochissimo dello schermo, vero Alex? Sì. Nei videogiochi noi al 95% non abbiamo i video, noi abbiamo soltanto l'audio. Io vedo veramente la colonna audio e io devo seguire visivamente l'onda. Ce l'ha raccontato, sì, ce l'ha raccontato pure mi pare Merluzzo, sì, questa cosa. Senza contare che nel videogioco molte volte, per esempio il videogioco di Spider-Man, quello che hai doppiato tu, oltre che le linee delle cinematiche, cioè delle scene, ci sono tantissime battute che vanno aggiunte perché si sentono durante il gioco, tipo lui durante i combattimenti ogni volta che finisce eccetera ci sono diverse battute. Infatti oggi mentre che sentivo che lui faceva delle battute simpatiche, cioè tra virgolette dicevo dai Gian, non essere così simpatico, non essere così cattivo, faceva molto ridere questa cosa.
E il fatto è che, appunto, proprio perché non sono delle cutscene, noi registriamo solo sull'audio. Per alcune scene, proprio, che ne so, per dire quella di quando Peter dà il primo costume a Miles, sì, io lì avevo la scena, ma c'era Peter con gli occhiali 10-10 e Miles in T-pose, perché ancora non avevano finito l'animazione. Non avevo fatto l'animazione. Quando l'hai doppiato tu, se sempre puoi dirlo? Tra circa, se non ricordo male, maggio-giugno fino agli ultimi di settembre. Ah, quindi adesso, comunque quest'anno. Di recente. Sì, quest'anno? Sì. Okay. Quindi già quando mi pare si sapeva del videogioco adesso. No, ma... non ancora. Il PlayStation, no. La PlayStation Experience ancora non era andata. Io ho visto la PlayStation Experience che già sapevo e già avevo iniziato a incidere. Ma figo. Ma invece, scusate, curiosità mia, Alex, tu i film della Marvel, quando li doppi? Cioè... subito a... per giù di solito mi è sempre capitato praticamente circa un mese e mezzo prima dell'uscita, cioè proprio a scadenza praticamente. Mesi, proprio se vogliono, ma in realtà tra, diciamo, quando lo finiamo poi ci sono sempre da fare dei rifacimenti, certo. Cioè arriva la versione finale, il final lo chiamiamo, perché ci sono varie versioni che ci arrivano, nel frattempo noi doppiamo una versione, poi ci arriva magari un'altra versione con delle scene aggiunte, scene elevate, chuck diversi, fino a che non arriva il final dove magari bisogna correggere un po' il tiro, quindi magari bisogna ridoppiare delle scene perché sono chuck diversi, aggiungere qualche battuta fuori campo, qualche battuta in campo anche. Immagino quindi... che lì veramente vedi un quadratino dove c'è solo la faccia di Tom Holland. Dipende. Ci sono molti film e molte anche serie, capita meno, però soprattutto sui film, però anche sulle serie, che in cui per cose di sicurezza, pirateria, insomma riservatezza eccetera, ci sono a volte dei riquadri, cioè tutto nero con il riquadro, il tondo, solo con la faccia del personaggio, a volte addirittura con la bocca del personaggio. Madonna santa. A me è capitato anche, per esempio, invece tutto sfocato, per esempio, tipo in Civil War quando Ant-Man diventa enorme. Sì. In quella scena c'è Spider-Man appunto che gli gira intorno, cerca di affrontarlo, e lì non vedevo niente perché non si doveva vedere che Ant-Man diventava enorme, come se fosse sto grande spoiler, vabbè. Sì, e quindi tutto sfocato, quindi io per fortuna con Spider-Man avendo la maschera non c'è questo sync importantissimo, penso che quindi sì, andavo con l'originale in cuffia, però non si vedeva comunque la bocca, quindi non fa niente, non dovevo seguire la faccia. L'ultima cosa prima di tornare al gioco, in tanti stanno chiedendo, Alex, quindi ti sei spoilerato la morte di Iron Man te doppiando? Io ho tenuto uno dei segreti più importanti della storia del cinema per un mese e mezzo, che tutti mi chiedevano ma poi già si vociferava qualcosa, sì, del genere, molto, era abbastanza. È vero, io non so se è travelato qualcosa dalla mia faccia, ho cercato di ovviamente di non confermare né smentire, poi ho capito che era meglio dire no, perché almeno non avevo perché noi firmiamo accordi di riservatezza assurdi, molto, insomma, no, importanti, quindi non ti puoi far uscire niente, quindi meglio negare a quel punto, cioè. Cioè meglio dire, esatto. Vabbè, torniamo a noi. Avete scritto vai di no, no, volevo raccontare velocemente un aneddoto, vai. Appunto del fatto che spesso non vediamo quello che doppiamo su Infinity War, quando appunto Tom Holland, insomma Peter, fa signor Stark non mi sento molto bene, signor Stark non voglio morire, tutta quella cosa lì, praticamente non si vedeva molto, io vedevo solo la faccia di Tom, però io nessuno mi aveva detto che c'era il fatto di... perché io arrivo in certi punti del film, quindi vedevo solo le mie scene, non sapevo la trama e non me l'hanno spiegata tutta del film, quindi del fatto dello schiocco, non sapevo niente, che la gente si dissolveva, eccetera. Quindi io dicevo, ma che gli succede, scusa? No, il direttore di doppiaggio, Marco Guadagno, molto vago, mi diceva, no, succede che praticamente c'è tutta una cosa di massa e vanno a finire, poi però non succede niente di che, insomma, tutto vago. Io ho detto, vabbè, Mari, non si può dire, ok. Ho detto, siccome diceva non voglio morire signor Stark, io ho detto, ma come, non è possibile che muore, è arrivato adesso, cioè che muore in qualche modo. Dice, no, ma non muore, ma che muore, no, non muore, non succede niente. Dico, vabbè, allora non succede niente. Io pensavo che si era sentito male in quel momento, poi c'era magari qualche scena che non dovevo doppiare in cui comunque si vedeva dopo. Ho sperato, nessuno mi ha detto niente. Quando è uscito il film, io non l'ho visto subito, non sono andato subito al cinema a vederlo, perché noi doppiatori molto spesso dobbiamo andare a rivedere i film per capirci qualcosa, perché non si per capire cosa ce lo raccontava anche Merluzzo. Il personaggio è quello che ci interessa.
E quindi non ero andato a vederlo subito e nei primi giorni mi erano tutti i messaggi: oddio, ma sei morto, non ci posso credere. Io dico: no ragazzi, che state dicendo? Insomma, mi hanno spoilerato, cioè porco cane, l'ho appena fatto, già me l'hanno ammazzato, No, ma io l'ho fatto e non sapevo questa cosa e me l'hanno dovuto dire perché sono andati al cinema prima di me. È assurdo, però capita anche questo. Questo per farvi capire anche che molte volte è molto complicato il nostro mestiere, perché ti devi subito immedesimare nel personaggio, nella scena e tutto, senza magari sapere proprio tutto il contesto. E molte volte mi chiedono: ma tu sai questa cosa? Ma anche prima che esca un film, ma che succede nel film? Io, ragazzi, io non so niente, so solo quello che succede a me e non lo posso neanche dire. Quindi siamo a volte brancoliamo un po' nel buio, Comunque io nonostante io non sia, poi torniamo al quiz, scusate ragazzi, non ce lo siamo dimenticati, nonostante non sia un grandissimo fan della saga Marvel, devo dirvi, perché effettivamente mi sento di dirvelo proprio, avete fatto un lavoro pazzesco, perché Gianni, il videogioco è impressionante, cioè non so se è la PlayStation 5, non so se che cazzo è, ma il lavoro che ha fatto già Andrea con Miles Morales è pazzesco, e anche il lavoro di Alex con Tom Holland, scusate ragazzi, io sono sempre molto fomentato quando vedo queste cose, lavoro pazzesco. Quindi Adriano, scusa. Dove avevate scritto qualcosa voi? Non avevate scritto io niente. Io ho scritto. Che hai scritto? Ho scritto Hugh Jackman. Hugh Jackman, Gian, tu che hai scritto? Niente. Non è Hugh Jackman, andiamo avanti. Avevo visto un video su internet in cui faceva voice acting e quindi ho detto, poi sono andato a vedere, c'ha 52 anni, ho detto magari sbagliato. Dice tanto. No, un altro indizio. È pelato, ragazzi. Attenzione, attenzione. È uno fra i pelati più famosi del mondo. È che cioè, è un attore. Non sono così pochi pelati famosi, però ce ne sono. Però diciamo che in chat, mentre noi disquisivamo e parlavamo, ci raccontavate, in chat continuavano a scrivere e a parlare. Secondo me questo, secondo me quello, e poi alla fine si sono messi d'accordo tra di loro e l'avevano capito che cos'era. Sì, quindi. Adesso penso che con l'indizio della calvizie abbiano definitivamente capito qual è. Oh, quando diamo un'età di solito fa riferimento all'anno, non il fatto di averli effettivamente compiuti. Quindi se uno è del 2000, oggi ha 20 anni, ok? Non poi compiuti, non compiuti. Ovviamente dicono Sinergo. Sinergo, sì, l'abbiamo avuto anche come ospite a Opinioni Pericolose. Fra l'altro, ragazzi, se uno di voi due ha un'opinione pericolosa sul mondo del cinema, mandatecela pure, perché un mercoledì sì, uno no, c'è questo format su Twitch che si chiama Opinioni Pericolose, dove c'è gente che tira fuori cose allucinanti. Questo mercoledì ci sarà Opinioni Pericolose, ragazzi. Su alle 21:30. Avete scritto qualcosa? Avete scritto qualcosa? Che avete scritto? Vin Diesel, Jason Statham. Ah, cazzo. Quindi avete scelto due pelatoni. Due pelatoni e tutte e due della saga. Giovanni, io non dico niente, tu continua a leggere gli indizi. Vediamo. Quindi così, è pelato. Possono essere tutte e due. Esatto, è americano. Quindi stiamo parlando di un pelato americano. Uno dei due l'ha indovinato, ovviamente. Ha recitato in una saga automobilistica che potrebbero essere sia Vin Diesel che Jason Statham. Assolutamente. L'hai fatta apposta questa. Ma il personaggio che noi stavamo cercando era proprio Vincenzo Diesel. Vin Diesel. Alex, indovina. Inglese, scozzese. Non ho vinto comunque. Mi sa scozzese, quindi attenzione, perché io faccio i conti, perché non lo so, vado a fare i conti, Giovanni. Facciamo i conti. Intanto noi ringraziamo tantissimo Alex e Gianandrea. Fra l'altro, Alex, quando tu hai detto no signor Stark non voglio morire, c'è gente che in chat ha dichiarato di essere esplose lacrime improvvisamente, perché Mentre faccio i conti, Giovanni, chiediamo a Gian di ricordare, perché me l'ha scritto Giacomo, il Kickstarter che stanno facendo con Intel. Ah, cazzo, non lo sapevo. Gian, Andrea, di che si tratta? Spiega bene. Allora, tornando al discorso appunto di Intel, quel progetto sulla divulgazione del gioco di ruolo, su Dungeons and Dragons e simili su cui sto lavorando, praticamente noi all'interno di Intel abbiamo una serie di YouTube che si chiama Luxastra, ovvero una campagna di Dungeons and Dragons quinta edizione
dove appunto giochiamo questa campagna in questa ambientazione originale chiamata appunto Lux Astra, e questa campagna viene registrata, editata, vengono aggiunte art, musiche originali e simili per creare appunto una serie che renda più fruibile il gioco di ruolo al pubblico generalista. Siamo alla terza stagione, sta andando bene e abbiamo deciso di lanciare un Kickstarter per quella che sarà la quarta stagione, anche perché siamo diventati una SRL meno di un mese fa e vogliamo affrontare tutto quanto con ancora più competenze e professionalità. Abbiamo aperto questo Kickstarter, avevamo un obiettivo di 10.000 euro, l'abbiamo raggiunto in 2 minuti, e l'abbiamo aperto 3 giorni fa, all'attivo siamo a 105.000 euro e sta andando adesso molto bene. Che cazzo, cioè da 10.000 a 105.000, quindi come lo può cercare? Vai su Kickstarter e cerchi Lux Astra, basta che cerchi Lux Astra su Google, ormai è trending su Google e può vedere appunto quello che è il progetto, può vedere quello che è l'idea alla base e quello che ci auguriamo di raggiungere. Abbiamo già fatto tutto quello che potevamo fare con i soldi di tasca nostra e con il supporto della nostra community tramite le donazioni, i subscribe di Twitch e simili, però appunto per poter svoltare veramente, quindi appunto vogliamo avere una nuova sigla animata, vogliamo inserire l'apporto di Visual FX, vogliamo girare in 4K, vogliamo avere un audio di altissima qualità, tutta una serie di cose, vogliamo pagare la gente che lavora per noi, per questo la maglietta non c'è budget e simili. Alla luce di tutto questo stiamo appunto portando avanti questo Kickstarter che ci sta dando tante tante soddisfazioni. Allora, molto molto figo. Io non vi conoscevo, però ho conosciuto questo progetto di recente perché appunto me ne ha parlato poi Marco in ottica di questa puntata, e devo dire che mi ha interessato molto e vi inizierò a seguire con passione da oggi. Volentieri. Vi chiederò un favore off camera poi. Okay, va bene. C'è va Andrea, bene. Uno dei nostri due moderatori che salutiamo, che è Andrea e Giacomo Bori, che ovviamente stanno sempre qui ogni sera che moderano la chat, che ha appena tirato fuori il link in chat, che è un link Kickstarter dove potete trovare il progetto di cui ha parlato Gian Andrea. E fra l'altro Gian Andrea, se non lo sapete, ti comunico che avete appena superato i 120.000. Cioè, perché c'è qualcuno che ci ha cliccato, quindi da 105 che tu sapevi... Ah no, aspetta, sono 105.000, semplicemente Kickstarter non stabilisce una valuta di partenza, dipende da come lo stai visualizzando, sono 128.000 dollari, ma sono 105.000 euro. Ok, perché qua in chat scriviamo allora, 120.000. Fighissimo, bravo, complimenti. Ho fatto i conti. Vai Adriano. E il risultato è questo, con 23.544 punti contro 18.639 vince questa puntata del Quasi Quiz Gian Andrea. Però Alex, guarda che non sei arrivato così indietro alla fine, quindi bravo Gian, bravo Gian, che si aggiudica quindi la maglia non c'è budget gialla che avevi scelto. Grazie. Quindi bravo ad aver vinto, bravo anche ad Alex a non aver vinto. Non ho sicurato troppo. Però mi permetti di dire una cosa, visto che abbiamo due persone incredibili, io chiedo di inviare la maglietta anche ad Alex. Io vorrei far avere la nostra maglietta anche ad Alex, perché assolutamente ci tengo. E quindi Alex, io purtroppo non vi posso, sia Alex che Gian, non vi possiamo congedare senza, a meno quando è stato Angelo Maggi con noi, ci ha dato un piccolo monologo del molto conosciuto ovviamente di Iron Man, che era quello di Avengers Endgame, che è il monologo finale di Tony Stark, ovviamente lui morto. Non credo che sia uno spoiler, perché non esistono persone su questa terra che non hanno visto Endgame. L'ho visto pure io ma che... tanto ormai. Vabbè Adrià, dai, ma non ho mai visto neanche uno, quindi. No, fra l'altro guarda, nel caso della questione spoiler, tu te lo sei spoilerato in quel modo, Alex, che erano morti dei personaggi. Calcola che quando io sono andato a vedere Endgame al cinema, e non ci sono andato assolutamente non appena uscito, ci sono andato dopo, c'era il trailer di Spider-Man. E la cosa divertente è che hanno fatto vedere il trailer di Spider-Man dove c'era ovviamente la scena dove lui diceva Iron Man è morto, l'hanno fatto vedere prima di far vedere Endgame. Cioè geniali.
È stato veramente incredibile. Quindi, Giovanni, che cosa vuoi chiedere? Io volevo chiedere ai nostri ragazzi se ci possono dare anche pochi secondi di un piccolo monologo con l'interpretazione, ovviamente, che danno i loro personaggi. Io levo la musica, levo tutto, ci stiamo zitti. Se Alex e poi Gianna ci possono dare un piccolo regalo di emozioni, piccolissimo, un regalo di emozioni. Allora, non è proprio un monologo, nel senso è un po' ripetitivo, però penso sia la scena forse più iconica, e scusatele se vi uscirà qualche lacrima. Spero di farvelo uscire in qualche modo, in realtà. Vediamo se riusciamo a ricreare l'atmosfera, però. Non guardatemi in faccia perché non rende, chiudete gli occhi. Va bene, chiudiamo gli occhi. Signor Stark! Ehi! Signor Stark! Mi sente? Sono Peter! Ehi! Abbiamo vinto, signor Stark. Abbiamo vinto, signor Stark. Abbiamo vinto, ce l'ha fatta, signore. Mi dispiace, Tony. Ci ho provato. Che cuore. Grazie. Non ce la... In chat non ce la fanno, non ce la fanno. Avrei voluto fare la scena in cui mangia il churro su Spider-Man Homecoming, molto più leggera, ma poi ho deciso di fare questa. Beh, l'intensità è la stessa, proprio però. Una è la stessa. Grazie, un sacco di gente, brividi, piango troppo, lacrime, oddio non ce la faccio, bla 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 bla. Mi è tornato in mente il flash di quel video sull'esame di maturità non passato di Peter Parker con Tony Stark che gli fa no, vai agli esami di recupero che avete fatto tu e Angelo per un canale YouTube, mi pare fuori sync, no, cos'era? Sì, probabile, sì, fuori sync, sì. Molto, molto bello. Che era stato bocciato. C'è uno allora... che dice: merda, raga, sembra veramente Spider-Man. Ma dai, sembra proprio lui. Sembra proprio lui. Quello che dicono a un doppiatore è: oh, ma sei proprio uguale. No, sono io. Cioè, A noi Angelo ci ha spiegato invece che il gol massimo di un doppiatore è quando ti dicono: ah, ma non ti avevo riconosciuto che eri te. Dice, sì, che quello è proprio in realtà, perché vuol dire che non associano a te, no, il personaggio, e ma quindi hai lavorato bene a caratterizzare, però deve sembrare che il personaggio parli italiano in qualche modo, no? Quindi però effettivamente quando Alex, sì, cioè ora che abbiamo sentito Alex parlare per più di un'ora e mezza, io non, cioè poi quando interpreta quello che è il personaggio di Tom Holland sembra un'altra persona. Poi uso una voce, insomma, meno... La imposto diversamente, parlo molto come mi viene. Invece, ovviamente, bisogna... C'è una respirazione diversa, un'impostazione diversa. Poi, Peter, comunque, lo faccio con delle... Uso delle note leggermente più acute o comunque più leggere, no? Non mi appesantisco perché deve essere un adolescente, quindi... Ma è più giovane di te, giusto? O siete della stessa età? Ha un anno in meno di me. Uh-huh. E invece però il personaggio, cioè su Homecoming, dichiara di avere 15 anni, quindi è molto più giovane di te. Sì, wow. Ok, Gianni, invece tu sempre meno anni e poi gli attori sono più grandi, quindi... Sì, l'attore di chi interpreta Will Smith, chi doppia Will Smith, se non sbaglio, se scambia dei diversi anni di differenza il doppiatore. Sì, Sandro Cerbo, sì, è più grande, sì, sì. Io purtroppo non ho particolari monologhi o spezzoni di Miles dal videogioco, perché non vorrei fare spoiler, quindi ho pensato semplicemente di fare lo spezzone di presentazione di Miles dal film Spider-Man Into the Spider-Verse. Grazie. Che non ho doppiato io e mi sarebbe piaciuto tantissimo perché è un film d'animazione della Madonna, ma farò bene o male quello, almeno è abbastanza iconico e rappresentativo anche del videogioco. Grazie. Prego. Io con le voci sto in fissa, scusa, quindi. D'accordo, ve lo racconto un'ultima volta, sul serio stavolta. Mi chiamo Miles Morales, sono stato morso da un ragno radioattivo e per tipo 2 giorni sono stato il solo e unico Spider-Man. Il resto lo sapete, ho finito il mio compito, ho salvato un sacco di gente, sono stato colpito da un drone, ho fatto questo con mio padre, mi sono finalmente presentato al mio compagno di stanza, ho incollato uno sticker dove mio padre non lo troverà mai, e quando mi sento solo e nessuno capisce quello che sto passando... Ricordo i miei vecchi amici, che lo comprendono. Mai avrei pensato di riuscire a fare tutto questo, ma ci riesco. Ci può essere chiunque dietro la maschera, anche voi. Se prima non ci credevate, ora forse sì. Perché io sono Spider-Man, e non sono il solo, neanche per sogno.
Grazie, grazie ragazzi. Io scusate, c'ho probabilmente una cosa mia, ma leggo anche tantissima gente. Io c'ho una fissa per le voci. Passo le serate, no, non vi scherzo, ogni tanto passo le serate su YouTube a cercare le interviste ai vari doppiatori per cercare di cogliere le voci dei personaggi e poi sentire le loro voci originali, perché il doppiaggio è una cosa molto bella e mi piacciono molto le voci. Quindi io a questo punto devo per forza vedere Spider-Man Into the Spider-Verse, perché tutti mi dicono che è fichissimo. Adrià, è pazzesco. Quindi vedi che non l'ho visto neanche io. Alex, sì, io sono, vabbè, io sono Alex, abbiamo capito che tu sei un caso disperato col cinema. Io ti faccio, se volete vi dico la lista dei film che non ho visto e devo vedere, fa paura. No, dite, no, vabbè, ti prego, perché ci sentiamo male, ci sentiamo male. No ragazzi, io sono un grande fan dell'animazione orientale e occidentale. Spider-Man Into the Spider-Verse è non soltanto un bellissimo film d'animazione, ma credo sia uno dei film sui supereroi meglio riusciti finora. Anche secondo me, sono d'accordo. Ma dove sta adesso, tipo Netflix? Su Netflix, è arrivato Netflix. Una o due settimane fa su Netflix. Bene, me lo vedo, me lo sparo. Ha vinto l'Oscar, no? Ha vinto l'Oscar, sì, come miglior film lungometraggio d'animazione. Ma è pazzesco, è veramente pazzesco. Cioè, anche se non ti piace l'animazione, ti piace per forza. Anche se non ti interessano i supereroi, ti piace per forza. Mm-hmm. È una roba allora, pazzesca. Ragazzi, grazie ancora. Grazie mille di tutto. Spero che vi siate anche un po' divertiti, sì, questa sera. Seguiteci anche se volete un po' il 20, quando facciamo questa giornata intera di, qui su Twitch il 20 di dicembre. Vi ricordo che durante la settimana quello che succede è che il lunedì c'è sempre qui su Twitch il Come Live Hanno Fatto, domani sera, dove si approfondiscono tutte le tematiche che sono, di cui si è già parlato il venerdì su YouTube nel Come Cazzo Hanno Fatto, dove praticamente vediamo, si vedono tutti i dietro le quinte dei film, come vengono fatti, come non vengono fatti. Che hai detto, Alex? Non ho sentito. Sempre ridere il titolo, perché lo dite con un'enfasi particolare. Come cazzo hanno fatto. E mentre invece il mercoledì, sempre qui su Twitch, c'è Opinioni Pericolose, una settimana che è questa, un'altra settimana no, invece c'è Tre Metri Sopra Twitch. E la domenica invece c'è sempre questo fantastico quiz condotto da me e da Giovanni Sant'Onocito. Grazie ancora a tutti quanti voi, grazie a voi che ci avete seguito in tanti questa sera fino a quest'ora, quindi è stato molto figo, spero che vi siate divertiti. Ricordatevi che se vi abbonate per 3 mesi consecutivi potete entrare qui su Twitch nel gruppo Telegram, dove poi si parla di cinema, anche non di cinema, spesso anche non di cinema, ma di cinema, di serie TV, di un sacco di roba, di film. Buonanotte a tutti, buonanotte Alex, buonanotte Gianni. Ragazzi, posso dire c'è una cosa, un piccolo appello io per... Vai. No, se ovviamente tutte e due, se ci seguite sui nostri social, ma penso insomma come volete, ma soprattutto siccome io faccio anche musica e per me è una cosa molto importante, è una mia grande passione parallela al doppiaggio, anche se ovviamente sono meno affermato che nel doppiaggio, nel senso sono un emergente, però insomma se vi va di ascoltare qualcosa su Spotify, YouTube, il mio canale YouTube, trovate, io c'ho come ti trova, c'ho Spotify su, aperto Alex Polidori ovunque, quindi su Spotify ma Alex Polidori così Alex Polidori, sì. Ci sono vari, esatto, ci sono io che vi prendo a calci. Segui. Io appena cliccato segui. Grazie mille, se vi va insomma. Comunque qui in chat ci sono tutti i link, ecco vedi stanno uscendo, se fate esclamativo Alex, esclamativo Gian, escono tutti i link per seguire, per seguirli. Per gli amanti degli anime, dei manga, degli anime soprattutto, vi dico che a breve sto per incidere un mashup di 3 sigle di Dragon Ball, una cosa che non ho mai fatto, wow, faccio musica a parte, però volevo provare a unire un po' le passioni per comunque, no, il mondo delle serie, degli anime, eccetera, con la musica, e quindi farò questa cosa per un progetto in realtà anche più grande che trovate sui miei social. Domanda, ovviamente 3 sigle di Dragon Ball giapponesi o italiane? No, italiane. Okay. Italiane,
Però c'è anche un richiamo a qualcosa di giapponese sotto nella produzione, diciamo. Ok. Ovviamente c'è il nostro Nightbot che sta tirando fuori i link dei ragazzi. Io l'ultima cosa ti chiedo, Alex, tu con Twitch, perché Gian Andrea c'ha già il canale Intail, eccetera, non mi pare che ne hai un altro. Ne ho anche uno personale mio che si chiama Gian Andrea underscore Orion, dove... Ah, Orion, esatto, perfetto. Ok, allora, lo conoscevo. Io con Twitch sto cercando di attrezzarmi a livello tecnico più che altro, però mi piacerebbe molto perché è un bel mondo. Poi comunque non sono un grande, a parte vorrei fare delle dirette magari in cui parlo anche del mio mondo, del doppiaggio, magari musica, e mi piacerebbe anche giocare, però non sono un grande videogiocatore, però ho alcune cose che mi piacciono. Io in realtà sono un patito dei giochi di calcio, quindi FIFA e... Ma guarda, c'è gente che con FIFA ci fa le nottate davanti. Quindi mi piacerebbe, e sicuramente se iniziassi giocherei anche al videogioco di Spider-Man, sia il primo, sia quello dell'altro anno. Ma c'è, e poi mi dici che ne pensi. Su PS4? Sì. Tutti e due. Allora lo prenderò. Ci sono su PlayStation 4, sulla 5 so qualcosa di fuori di testa, però... Per ora mi arrangio tutto. Alex, chiama la Sony. Esatto. Ragazzi, scusate, ci siamo dilungati fin troppo, però ci tenevamo soprattutto a tenerci compagnia. Ragazzi, voi, Alex e Gian, voi rimanete un secondo, diamo i titoli di coda, noi ci salutiamo un attimo offline. Basta, detto questo, mi chiedono a me se andrò in live sul mio canale adesso. Forse sì, per poco, ragazzi, perché domani devo andare a lavorare. Mo' ho scaricato un giochino nuovo che voglio provare, un gioco nuovo della Ubisoft, quindi... Datemi 10 minuti e arrivo online sul mio canale. E basta. E buonanotte. Ciao a tutti. Ciao ciao. Buonanotte. Ciao, buonanotte. Ciao, ciao. 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 Ciao.